pomeriggio, eccoci ritornati sulle frequenze di Grosseto Sport. Un saluto da Fabio Lubrani, domenica 18 dicembre, pronti per aggiornarvi sulle partite del campionato nazionale dilettanti, nella fattispecie le partite del Grosseto e del Gavorrano che prendono parte al campionato nazionale di Serie D, il girone E. E poi questo pomeriggio cercheremo come sempre con i nostri aggiornamenti in diretta di darvi un quadro più completo delle formazioni toscane e soprattutto delle formazioni mare e mare impegnate nei campionati minori. Siamo pronti perché mancano pochissimi minuti al fischio d'inizio delle gare che inizieranno alle 14:30 per il girone E di Serie D. Ovviamente occhi puntati su Gavorrano, finale ligure, dove abbiamo i nostri inviati di Grosseto Sport con Yuri Galgani e Luca Ginanneschi, e sulla partita fra Sporting Recco e Grosseto. Allora, per dovere iniziamo subito con la partita del Grosseto. Perché dico per dovere? Perché c'erano diverse difficoltà legate soprattutto alla formazione di Bifini, con la notizia che molti di voi sapranno che c'erano stati solo 11 convocati. In realtà gli 11 erano i convocati ufficializzati del Grosseto, altri giocatori si erano comunque aggregati, sono partiti per Santa Margherita Ligure, quindi l'impianto dove gioca lo Sporting Pro Recco. E possiamo darvi la formazione con la quale è sceso in campo il Grosseto e anche il Recco. Dunque, quindi credo siano arrivati l'ok o comunque le firme sui contratti per alcuni calciatori nella giornata di ieri, quindi non di stamani, non erano stati ufficializzati. Quindi il Grosseto che si schiera questo pomeriggio non è una formazione juniores del tutto, andiamo a leggere: c'è Novara fra i pali, già ufficializzato comunque questo tra gli 11 anche che erano partiti per Recco. Quindi Novara, numero 2 Mancianti, numero 3 De Pasquale, numero 4 Biondo, numero 5 D'Adamo, numero 6 Serpieri, numero 7 Fanciulli, numero 8 Berardi, numero 9 Loffredo, numero 10 Lopez, numero 11 Bartolini. Quindi Novara, Mancianti, De Pasquale, Biondo, D'Adamo, Serpieri, Fanciulli, Berardi, Loffredo, Lopez e Bartolini. Questo è l'11 iniziale della partita che è iniziata in questo momento. Quindi leggiamo anche la formazione del Recco. Recco con Bellussi, Cardarelli, Angelotti, Terzoni, Del Nero, Esposito, Orlando, Lazzoni, Righetti, Papi e Dagnoni. Allora, perché abbiamo fatto subito questa specifica sulla partita del Grosseto? Molti di voi lo sapranno, ovviamente il Grosseto si è si è presentato in quest'ultima settimana di campionato del 2016 con una rosa praticamente rivoluzionata del tutto. Sono andati via tutti quanti i giocatori sotto contratto, sono rimasti i giovani della juniores. I primi contratti sono arrivati solo negli ultimi giorni, appunto a ridosso della partita di Recco, quindi 11 convocati, in realtà erano di più, sono andati sono partiti dalla Maremma, sono andati in Liguria più di 11 giocatori. Tra l'altro possiamo leggere anche la panchina, però non essendo stati ufficializzati non sono stati comunicati tutti i nomi. Infatti vediamo con a disposizione di Bifini ci sono 18 giocatori, Alessio Bifini quindi che allena direttamente la prima squadra dopo essere partito inizio stagione con la juniores. Quindi vediamo, a disposizione col numero 12 al portiere Grossi, poi c'è 14 Fagnoni, 14 Marzocchi, 15 Montani, numero 16 Maiuri, numero 17 Ascione, numero 18 Micoli. Quindi iniziata la partita a Recco 0-0 dopo un paio di minuti di gioco, prima occasione per Lazzoni dello Sporting Recco, partita che si gioca a Santa Margherita Ligure, un bellissimo impianto, lo stadio Broccardi. Dovrebbe essere però anche l'ultima partita che il Recco, ultima in classifica, fanalino di coda, gioca nell'impianto di Santa Margherita Ligure, perché è pronto il rifacimento dello stadio di Recco con il campo del sintetico. Siamo un attimo in collegamento, scusate l'audio molto alto, siamo in collegamento con
Fabio Lombardi. Allora, buon pomeriggio Fabio. Dunque, abbiamo iniziato da qualche minuto la nostra diretta, dando le informazioni fra Grosseto e Sporting Greco. Quindi, dunque, ci sono stati quegli acquisti di mercato fatti in fretta e furia all'ultimo minuto. Io ho letto la formazione, non so se l'hai sentita o se vuoi dare un commento anche te su quanto succede quindi da qui a Grosseto. Innanzitutto buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori. Sì, in pratica sono stati tesserati tutti quei giocatori che in settimana avevamo appunto dato le indiscrezioni che si stavano allenando con mister Bifini, ad eccezione del portiere Opara, che appunto non ha accettato poi l'offerta della società biancorossa. È un Grosseto che si presenta comunque con gli elementi contati in una trasferta difficile contro l'ultima della classe. Dall'altra parte c'è uno Sporting Recco che vede l'opportunità di cogliere 3 punti che per la formazione ligure sarebbero davvero veramente importanti, perché la farebbero risollevare, come detto, dall'ultima posizione, ma soprattutto andrebbero a invischiare seriamente a questo punto l'FC Grosseto in una situazione davvero difficile. Sinceramente, qui bisogna essere onesti, bando alle ciance, bando a chi dice tengo alla maglia, teniamo tutti alla maglia e facciamo tutti il tifo per il Grosseto, però a questo punto la situazione ha delle, diciamo, quasi ridicolo. Io credo che oggi il Grosseto, e poi spero vivamente di essere smentito, ma con una formazione del genere non uscirà indenne dal campo di Recco, appunto. Bisogna essere anche concreti e reali e basta sognare, questa è la situazione, e spero di non, che il Grosseto non subisca una goleada. Beh, intanto per cominciare, dunque, la partita è ferma sullo 0-0, sono passati 4 minuti di gioco, ora c'è un calcio d'angolo a favore del Grosseto. Io ringrazio Fabio Lombardi che con me oggi, ma anche nelle giornate precedenti, ha un problema, diciamo, di influenza, comunque è sempre presente per metterci in onda. Anzi, io ti ricordo ovviamente per tutto quello che riguarda lo streaming e gli aggiornamenti su Grosseto Sport di provvedere come al tuo solito, anche perché è indispensabile che ci dai una mano, un ragguaglio su tutto quanto. Yuri Galgani e Luca Giannischi sono a Gavorrano e quindi invece poi dopo prenderemo, diciamo così, collegamenti. Io ti volevo quindi far fare questo primo collegamento anche per vedere un po' quelle che è la formazione. Per esempio Novara è sicuramente un portiere under. Novara è un portiere under, scuola, diciamo, è stato fatto passare come Atalanta, in realtà non è così perché viene dal Poggibonsi, come abbiamo dimostrato anche nei nostri articoli, Novara esce dal settore giovanile del Latina, dove appunto arriva fino al campionato di Vignore, se vedete cosa si vuol dire, poi fa alcune presenze tra Virtus e Spoleto, altre squadre di Serie D eccellenza, fino a provare anche un'esperienza nel campionato rumeno. Torna in Italia e poi niente, appunto, come abbiamo detto, ora è sotto contratto con il Grosseto. Ha segnato il Grosseto, ti do questo aggiornamento. C'è gol del Grosseto. Io infatti volevo leggere tutti i giocatori che sono stati inseriti. Il gol del Grosseto è stato realizzato da uno dei nuovi acquisti, si tratta di Dadamo. Di Dadamo, io mentre vado a leggere, dunque, credo che sia arrivato direttamente, sì, dal calcio d'angolo che vi dicevo poc'anzi. Quindi dal calcio d'angolo il gol di Dadamo, che gioca come centrale difensivo. Io credo di averlo visto giovedì. Sì, no, Dadamo, esatto, Dadamo è un centrocampista che però sapevamo, ci abbiamo parlato anche ieri, che molto probabilmente, ed era uno dei migliori che è stato ingaggiato, che sicuramente sarebbe stato schierato davanti sulla linea dei centrali di difesa. Quindi Grosseto 1, Sporting Recco 0, ora dico il pessimismo di Fabio, però non era fuori luogo, perché io non vi ho dato conto, ci sono stati 3 conclusioni a rete dello Sporting Recco prima dell'occasione sul calcio d'angolo del Grosseto. Quindi il Recco è partito abbastanza forte, si tratta sempre della formazione che è in fondo alla classifica. Comunque, gran gol del Grosseto, Dadamo, quindi sì, anche a me risultava effettivamente un centrocampista, però abbiamo... Esatto, è un centrocampista. Però già sin da giovedì, insomma, sin dal primo giorno in cui è arrivato a Grosseto è stato schierato in difesa. Io dico anche che Bifini aveva a disposizione giocatore come Maiuri,
per esempio, che è stato provato in difesa, comunque giocatori anche lì non proprio difensori puri, quindi poi alla fine cioè, probabilmente ha preferito mettere in campo giocatori d'esperienza. Un altro giocatore che è molto interessante potrebbe essere Serpieri, che è della scuola Lazio. Invece davanti però la formazione del Grosseto non ha giocatori, non ha acquistato giocatori, quantomeno Ascione è in panchina, quindi un po' si è ricreato questo Grosseto, però resta ancora molto da fare, no? Sulla squadra biancorossa c'è ancora tanto da ricostruire. Certo, sono d'accordo con te Fabio, c'è molto da ricostruire ancora. Speriamo appunto che venga smentito dal risultato di oggi. Nel frattempo ti darò subito un parziale, perché il finale al quarto minuto si può collegare con Yuri Galgani, è passato in vantaggio con un tiro di Vittori, quindi Gavorrano 0, finale Ligure 1. Allora io ti saluto Fabio, fra poco ci collegheremo con Yuri Galgani, ci sentiamo fra pochissimo. Ciao Fabio! Allora, interrompiamo il collegamento fatto con la regia, quindi con Fabio Lombardi. Ricordiamo il gol di D'Adamo su calcio d'angolo, a Santa Margherita Ligure, per comodità dirò alla partita di Recco, fra Sporting Recco e Grosseto. Il Grosseto è passato in vantaggio al sesto minuto con D'Adamo, quindi gol sullo sviluppo di calcio d'angolo, mentre adesso ci andremo a collegare con Gavorrano. Vado a leggere velocemente anche le formazioni, c'è stato il gol del finale Ligure, quindi in vantaggio il finale Ligure, Gavorrano abbastanza rimaneggiato per motivi soprattutto di squalifica, con Daniel Salvalaggio fra i pali, poi Lorenzo Matteo, Rubechini, Marianeschi, Bruni, Ropolo, Boccardi, Conti, Brega e Angelo Lombardi e Filippo Moscati. Questo è l'11 titolare. Io adesso mi provo a collegare provo a collegarmi con Yuri Galgani o Luca Ginanneschi. Ci dovrebbe essere anche Luca Ginanneschi, provo a collegarmi questo pomeriggio. Abbiamo due inviati allo stadio Mazzervisi Mattini di Gavorrano, quindi facciamo un primo collegamento con lo stadio Mazzervisi Mattini. Con noi ci dovrebbe essere Luca Ginanneschi, che saluto. Ciao Luca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche ai nostri ascoltatori. Allora Luca, io ho fatto un flash, ero collegato con Fabio Lombardi, che mi ha avvisato che è cambiato il risultato a Gavorrano. Allora mi puoi raccontare quello che è successo? Sì, ma guarda, è stata una cosa molto molto rapida, un cambio di fronte molto veloce, e siamo rimasti sorpresi anche noi a decidere la stampa, che veramente ci siamo ritrovati con il gol fatto, ma abbiamo soltanto potuto vedere, diciamo, la palla raccolta in fondo attacco, un inserimento con palla a terra, la difesa un attimo diciamo lenta, e sembrava appunto Vittori, in realtà dovrebbe essere il numero 11 Anselmo, colui che ha portato in vantaggio il finale. In quel caso, perché Gavorrano era partito subito molto forte e aveva trovato un'azione molto interessante proprio all'avvio, dopo un minuto e mezzo di partita, con un gran cross tira al volo da parte di Moscati dal limite dell'area sulla sinistra del portiere, uscita veramente di un soffio. Gol sbagliato, che è subito classico nel calcio, però tutti sono rimasti un po' sorpresi, ecco, dall'azione un po' culminante che ha portato, diciamo, il finale in questo momento in vantaggio sul Gavorrano. Quindi pensiamo che a martedì il finale in vantaggio 1-0 sul Gavorrano. Possiamo assegnare il gol a Vettori? Io mi sto un po' cercando di informare. Ma, guarda, io da quello che dico, consultandoci un po' tra qui gli addetti stampa, dovrebbe essere Anselmo, numero 11 Anselmo. Quindi o Vittori Vettori o Anselmo. È stato dato dallo speaker Anselmo, scusami Vittori, ma in realtà appunto ci stavamo un po' consultando e dovrebbe essere Anselmo. D'accordo, allora Luca, io mi ricollegherò con te nel corso di partita, ovviamente quando vuoi intervenire anche per degli aggiornamenti o per cambi di risultato puoi farlo quando ritenere più opportuno. Io saluto Luca e ci risentiamo più tardi. Allora, quindi fatti i primissimi collegamenti di giornata,
Quindi con Yuri Gagarin questo pomeriggio probabilmente sarà la nostra seconda voce, proveremo, visto che abbiamo la possibilità, a parlare con Yuri, con Yuri soltanto magari se c'è necessità, quindi c'è Luca Giranneschi, quindi da Gavorrano questo pomeriggio, quindi primo collegamento subito dopo il gol del finale ligure, quindi finale che si schiera questo pomeriggio con Gallo, Molinari, Leo, Scalia, Sgambato, Benedetti, Capra, Saba, Vittori, Roda, Anselmo. Dunque, gol da disputarsi fra Vittori e Anselmo, comunque dopo 4 minuti di gioco allo stadio Malsevisi Matteni, il risultato è di 1-0 per il finale ligure. Quindi Gavorrano, abbiamo letto la formazione con la quale Bonuccelli affronta l'incontro odierno, ha diverse defezioni, soprattutto in difesa, a disposizione infatti ha solo Capuano, Baldassari, Zaccaria, Michelli, Grotti, Ianni, Tostelli, Porro e Di Iorio. Una formazione, diciamo così, che no, sui si denotano un po' le assenze di alcuni giocatori per squalifica e anche l'assenza di Cretella per infortunio. Quindi finale ligure che passa in vantaggio a Gavorrano dopo 4 minuti di gioco. Fatto questo quadro su Gavorrano, sul campo del Marsevisi Mattini, ci torneremo a collegare più avanti nel corso della trasmissione. Andiamo sul campo dove non abbiamo il collegamento in diretta, ma possiamo offrirvi tutti quanti gli aggiornamenti grazie anche al lavoro che sta svolgendo la società dello Sporting Recco, quella che poi è l'erede del Bogliasco, quindi della società che la Serie D l'ha già fatta, ora si è spostata a Recco. Formazione del Recco che sta attaccando, soprattutto lo ha fatto in avvio di partita, non abbiamo dato in diretta, avevamo il collegamento con Fabio Lombardi, poi torneremo anche sulla situazione in casa biancorossa. Era partito molto forte lo Sporting Recco, che è ultimo in classifica, ha fatto sì alcune manovre di mercato per rinforzare la rosa, non si trattano di giocatori di primissimo piano, un paio sono in campo anche oggi, sono passati anche da Gavorrano, abbiamo visto, non sono giocatori di altissimo livello. Comunque dopo un quarto d'ora di gioco, stando alle azioni, e lo Sporting Recco è la squadra che ha attaccato di più, ovviamente mi pare anche normale, visto che non ha dovuto affrontare l'esodo con il quale si è trovato a dover lavorare Alessio Bifini. Quindi vedendo le azioni da gioco, le azioni salienti, è partito forte lo Sporting Recco con Lazzoni, con Angelotti, che è uno degli ultimi acquisti, con Dagnoni, poi a seguire dopo queste tre conclusioni nell'arco dei primi minuti di gioco, dal calcio d'angolo guadagnato dal Grosseto è arrivato il gol di D'Adamo, che quindi è un centrocampista, ma a questo punto possiamo dire che è prestato in maniera in pianta stabile alla difesa, va a costituire la cerniera con l'altro arrivato, con Serpieri, si conoscono penso da giovedì, non mi risulta che abbiano mai giocato assieme, quindi sicuramente più esperienza rispetto a una coppia di giocatori juniores, tra l'altro magari anche fuori ruolo, quindi c'è comunque un barlume, insomma, uno scheletro di squadra che così non fa in modo che Bifini ha qualche giocatore di esperienza in campo. Dopo il gol di D'Adamo c'è un paio di occasioni ancora per lo Sporting Recco, con Lazzoni che è andato alla conclusione, poi c'è stata un'occasione molto più importante al 14° minuto, sempre per lo Sporting Recco, con la conclusione di Papi. C'è stato un suggerimento di Esposito per Orlando che suggerisce a sua volta per Papi, il giocatore del Recco di tacco anticipa l'uscita del portiere, però la palla termina sul fondo, quindi Novara che si va, diciamo così, si salva su questo tocco un po'
diciamo di Fino, di Papi, ha provato con un colpo di tacco a fregare un po' il portiere del Grosseto, non succede nulla, quindi la palla finisce sul fondo, non cambia il risultato allo stadio di Santa Margherita Ligure, 1-0 per il Grosseto, il gol realizzato dopo 6 minuti da Adamo. Quindi io vorrei anche fare una riflessione sulla squadra del Grosseto. dicevamo col portiere Novara fra i pali, che è comunque un giocatore under, comunque si tratta di un giocatore che ha qualche esperienza, quindi è uno dei rinforzi. De Pasquale anche qui con numero 3, probabilmente gioca terzino, quindi in difesa, pertanto uno schieramento molto difensivo, probabilmente quello scelto da Bifini anche per così sopperire alle difficoltà che ha avuto in settimana. De Pasquale, a quanto ci risulta, mi risulta comunque un giocatore non proprio un difensore. Col numero 5 D'Adamo, come detto, è un centrocampista difensivo, gioca in difesa. Serpieri è un bel giocatore, possiamo dirlo, ha avuto problemi fisici, un giocatore che ha fatto anche la Serie C a Cosenza, se non vado errato, un infortunio, era comunque tesserato per quanto ci risulta per il Pavia, non ha giocato mai, e quindi qui sono più o meno i giocatori, sono questi i giocatori del Grosseto, quelli più conosciuti, quelli che abbiamo conosciuto durante la settimana, durante questa settimana. Poi c'è col numero 4 un altro di questi giocatori che sono arrivati proprio a giovedì, si tratta di Biondo, quindi a centrocampo c'è un altro giocatore di esperienza come quale Biondo, con lui dovrebbe giocare Berardi, poi Fanciulli, Bartolini, Lopez e Loffredo di punta. Non sono quasi nessuno di questi, praticamente sono stati inseriti nella lista dei convocati, però tra una partenza ritardata e una comunicazione in ritardo, il Grosseto comunque si presenta con qualche giocatore quantomeno di esperienza in quella che è una partita molto importante, se proprio vogliamo vedere la classifica, in quanto il Recco è ultimo, il Grosseto in piena zona play-out. Se si coltivano ambizioni quantomeno della stagione sportiva di fare un campionato nella norma, quindi insomma, di concludere il campionato con le proprie forze, cercando di avere un po' di dignità, una squadra che in qualche maniera difende i colori biancorossi, qui c'è già un pochino qualche cosa su cui poter ricostruire. Ovviamente i nostri migliori auguri vanno a Alessio Bifini, che ha dovuto gestire una settimana veramente imbarazzante, dove si è trovato alcuni giocatori in prova tra mercoledì e giovedì, 11 giocatori convocati, non sapendo quale poteva schierare. Comunque qualche cosa avevamo già raccontato il giovedì, per esempio con D'Adamo e Serpieri già in difesa, un minimo di schemi, di automatismi erano stati provati. Da vedere poi quali sono questi altri giocatori poi che sono presenti questo pomeriggio, per esempio non erano nella lista dei convocati né Bartolini né Berardi, mentre quasi tutti gli under sono in quasi tutti gli juniors sono in panchina, compreso un under come Ascione, che è un attaccante, è una seconda punta che, se non ricordo male, ma non credo di sbagliare, viene da Agropoli, è un giocatore abbastanza giovane, vediamo se verrà impiegato nel corso della settimana. Quindi sì, dunque facevo anche mente locale, cercando di capire cosa aveva provato giovedì Bifini. Giovedì aveva provato un 4-3-3, vedremo se quello di oggi sarà più o meno lo stesso tipo di schieramento, chiaramente con Mancianti a fare il terzino e probabilmente De Pasquale, D'Adamo e Serpieri in difesa, da capire se erano tre giocatori a centrocampo, se ci saranno un mediano davanti alla difesa, magari come Biondo,
o due mediani, Biondi e Berardi, una specie di 4-4-2 o un atteggiamento con 4-2-3-1 che è più probabile a questo punto, con Lopez Lopez a fare l'esterno, o Fanciulli talvolta anche la mezza punta, e Loffredo come prima punta, come giocatore centrale. Quindi questo dovrebbe essere più o meno quello che ha a disposizione Bifini. Resto un po' il dubbio su Berardi e Bartolini, che non, per esempio, non so dirvi precisamente che tipo di giocatori siano. Tra l'altro c'è già un cambio, per esempio lo stesso Bartolini al 21esimo minuto viene sostituito, quindi Grosseto dopo 21 minuti effettua il primo cambio, entra Maiuri ed esce Bartolini, uscito quindi con numero 11 Bartolini, è entrato Maiuri. Maiuri, classe 98, un giocatore che era stato provato in difesa o a centrocampo, vedremo, probabilmente andrà a giocare a centrocampo quest'oggi, dovrebbe essere sistemato a centrocampo. Dopo 20 minuti di gioco è arrivato anche il primo giallo ammonito Biondo, quindi centrocampista Biondo, giocatore arrivato giovedì, primo ammonito dell'incontro dopo il gol di D'Adamo. Poco altro da segnalare, soprattutto per quanto riguarda la costruzione del Grosseto che però sta vincendo per 1-0 contro lo Sporting Recco. Primo cambio effettuato, l'ingresso di Maiuri al posto di Bartolini. Non sappiamo dirvi sinceramente i motivi del cambio, supponiamo sia stato anche un problema fisico, supponiamo che possa essere anche un problema semplicemente di natura fisica. Quindi Maiuri, tra l'altro, aveva un problema al ginocchio nelle scorse settimane, era stato provato nello schieramento del 4-3-3, per esempio ipotizzato da Bifini, era stato provato a centrocampo come davanti alla difesa. Entra, subentra al posto di Bartolini, quindi c'è Maiuri in campo dopo 21 minuti. Nonostante tutto, comunque Grosseto che sta vincendo per 1-0 a Santa Margherita Ligure, ovvero sul terreno di gioco dello Sporting Recco. Il gol realizzato dopo 6 minuti di gioco da D'Adamo, centrocampista prestato alla difesa, quindi Grosseto in vantaggio per 1-0. Andiamo, dopo questo lungo preambolo, anche un po' dopo aver letto con calma e sviscerato un po' tutti quelli che sono i dati a nostro possesso sulla formazione biancorossa, che di cui si è parlato molto perché erano stati convocati soltanto 11 giocatori, sono 18, non c'è una panchina piena, insomma, sono 18 giocatori, molti sono della juniores, non tutti sono juniores in campo, se devo fare un conto rapidissimo, di sicuramente della juniores in campo c'è Mancianti, Fanciulli è un giocatore che non posso considerare del tutto della juniores, comunque un giocatore molto giovane, un 97, Loffredo e Lopez sono quelli che un pochino più conosciuti, sempre perché fanno parte della juniores. Quindi insomma una squadra che ha un minimo una parvenza, insomma, di Serie D. È al 26esimo minuto di gioco del primo tempo, sta vincendo per 1-0 sul terreno dello Sporting di Recco. Andiamo a vedere invece l'altra formazione maremmana, il Gavorrano invece sta perdendo per 1-0, il Gavorrano sul proprio terreno di gioco contro il Finale Ligure. Per il Gavorrano, che è primo in classifica, si tratta, come tutte le partite, si tratta di scontri importantissimi. Finale Ligure è una delle squadre, insomma, diciamo così, che meglio si è comportato in questo avvio di stagione. Sta vincendo per 1-0, gol realizzato da Vittori, questo è quantomeno quello che riporta la federazione, gol realizzato dopo 4 minuti di gioco, quindi a Gavorrano. Finale Ligure che sta fermando la capolista, la squadra di Vitaliano Bonuccelli, grazie al gol realizzato al quarto minuto di gioco da Vittori.
il resto delle altre partite andiamo a leggere rapidamente il quadro. Ricordiamo che Sanremo Lavagnese sta per iniziare in questi minuti, perché la partita è prevista per le ore 15. La Sanremese, squadra che dovrebbe puntare al vertice, che comincia sempre le partite con mezz'ora di ritardo sul programma ufficiale. Fezzanese Ponzacco, quindi andiamo a leggere il programma della giornata del girone. Fezzanese e Ponzacco sono ferme sullo 0-0. Il Ghivizzano, altra squadra di bassa classifica, sta vincendo per 1-0 sul Ligorna, quindi rete di Paccagnini. Ghivizzano che ha preso il volo subito dopo aver fatto insomma una bella figura a Grosseto. Ghivizzano Ligorna 1-0, gol di Paccagnini. Fermo sullo 0-0 l'incontro fra Real Forte Quercita e Jolly Montemurlo. Partita molto interessante è quella di Savona, fra due squadre che puntano senza mezzi termini alla vittoria del campionato. La Savona degli ex Nappello e Murano, di un trio comunque tutto d'oro con Boggian, Nappello e Murano, sta per ora pareggiando per 0-0 contro la Massese di Lazzini e del DS Bicchierai, che si è rinforzata pescando a piene mani dal Viareggio, società che ha le medesime difficoltà del Grosseto, quantomeno le stesse vicissitudini sulla rosa. Molti sono i giocatori che sono andati via per difficoltà economiche, quindi Massese che ne ha approfittato trasferendo tre giocatori molto importanti fra le proprie fila. Quindi Savona Massese 0-0, quindi probabilmente è il risultato che ci interessa di più, soprattutto guardando il vertice della graduatoria. Sesti Levante e Argentina sono ferme sullo 0-0, poi già detto del vantaggio del Grosseto sul campo del Recco, gol di D'Adamo, quindi Grosseto in vantaggio per 1-0, siamo giunti quasi al 30° minuto del primo tempo. E poi Montecatini Viareggio fermi sullo 0-0. Allora, noi fra un poco ci ricollegheremo direttamente con Gavorrano, faremo fare il secondo collegamento per quanto riguarda la partita dei Minerari che stanno soccombendo per 1-0. Non ci sono invece aggiornamenti per quanto riguarda la partita di Recco che si sta vedendo il Grosseto alla mezz'ora in vantaggio per 1-0. Siamo pronti al secondo collegamento con Gavorrano, con noi Luca Ginanneschi. Allora, siamo attorno alla mezz'ora del primo tempo. A Gavorrano, come sta andando l'incontro? Siamo al 27°, il finale ha trovato il raddoppio, siamo in un'azione che si è sviluppata diciamo in verticale, molto, molto rapida, molto articolata. Cosma ha trovato il numero 10 di Goda, l'attaccante del finale, contro Goda. Diciamo, in questo momento sta facendo bene la squadra ospite, e da Gavorrano un po' sottosimo vinto dal primo gol. Ora sta faticando molto a trovare il giusto cane per arrivare alla porta avversaria. Sta giocando un po' meglio la formazione ospite, quindi Gavorrano manca un pochino di. Senza dubbio. Allora, manca nella fase, diciamo, conclusiva, cioè riesce a costruire fino alla tre quarti, non trova il vizio per arrivare alla porta. E sono stati più bravi gli ospiti, con due occasioni Allora Luca, noi ci risentiamo magari in chiusura di primo tempo, quindi grazie dell'aggiornamento. Torniamo in studio, quindi saluto Luca Ginanneschi, ci sentiremo all'incirca fra un quarto d'ora, quindi quando siamo quasi giunti alla mezz'ora. Gavorrano, quindi sentito, eravamo leggermente in ritardo con i tempi, attorno al 27° minuto di gioco c'è il raddoppio del finale ligure, quindi finale che sta vincendo per 2-0 sul campo del Malservisi Matteni, quindi Gavorrano che sta pagando a caro prezzo le assenze per squalifica, un paio di giocatori fuori, poi manca anche Cretella. Comunque dice soprattutto difficoltà per quanto riguarda la, la,
la fase offensiva del Gavorrano non riesce a trovare la via della porta, quindi dopo il gol di Vittori il gol di Roda al numero 10 del finale Ligure, quindi finale che si porta in una posizione di favorevole, tre punti che stanno sfilando sotto il naso della formazione di Bonuccelli, mentre si sblocca l'altro incontro di alta classifica. A Savona ha segnato Biasci, quindi Malamassese è in vantaggio a Savona, gol di Biasci al 26esimo minuto del primo tempo, gol di Biasci, quindi la Massese è in vantaggio per 1-0. Grosseto sempre in vantaggio a Recco, gol realizzato da Adamo. Andiamo a vedere anche altri risultati che sono cambiati. È cambiato il risultato a Montecatini, Montecatini sta battendo per 1-0 il Viareggio, il gol al 18esimo minuto di Giordano. Altri risultati che sono cambiati non ce ne sono, sono risultati che avevamo dato precedentemente, quindi il vantaggio del Ghivizzano sul Ligorna, e il resto delle partite sono ferme sullo 0-0. Fateci solo ovviamente per le gare delle maremmane. È iniziata la partita a Sanremo alle 15, quindi da pochissimi minuti è iniziata la partita a Sanremo, risultato di 0-0. A Recco abbiamo superato la mezz'ora, 33esimo minuto di gioco, calcio d'angolo a favore della squadra di casa, il cambio effettuato al 21esimo minuto circa nella formazione biancorossa, il primo con l'ingresso di Maiori per Bartolini, sembra aver comunque non aver intaccato gli equilibri della squadra di Bifini, che non ha poi subito più di tanto in questa fase di gara. Quindi dopo aver patito molto all'inizio, soprattutto nel primo quarto d'ora, sono state diverse le occasioni da parte del Recco, non ci sono state poi altre occasioni da gol. Quindi Grosseto che resta in vantaggio per 1-0. Per quanto riguarda invece, scendiamo di categoria, andiamo a vedere per quanto riguarda l'altra maremmana, andiamo a vedere il campionato di eccellenza. Campionato di eccellenza, il girone A, dove vede l'Arcianese e il Roselle ferme sullo 0-0. La formazione di De Masi che ha vinto lo scontro diretto al vertice la scorsa domenica, battendo l'altra candidata alla vittoria del campionato, sta pareggiando per 0-0. Siamo in grado di fornirvi il tabellino della partita fra l'Arcianese e Roselle. Ovviamente partiamo dal Roselle anche per interesse del nostro pubblico, quindi un De Masi che schiera Di Roberto tra i pari, Bartalucci, Rosati, Mesinovic, Ciolli, Gorelli, Cosimi, Saloni, Vento, Faenzi e Nieto. A disposizione l'allenatore del Roselle, l'allenatore dei Termali. Un altro intervento, tra l'altro approfittiamo subito questo intervento con Luca Ginanneschi, siamo collegati dal Malservisi Mattei. Allora vai pure Luca per l'aggiornamento. Sì, l'aggiornamento è che il Gavorrano ha accorciato le distanze al 33esimo con un bellissimo colpo di testa di Rubettini in aria, proprio all'altezza della linea dell'area piccola, in posizione estremamente centrale, ma ha servito veramente una palla magistrale con un cross dalla destra. In questo momento tra l'altro ha sfiorato anche il pareggio con un pallonetto, il portiere era uscito al limite dell'area, con un pallonetto dovrebbe essere di Lombardi, però non sono sicuro perché è stata veramente una cosa molto, molto rapida. Però la palla ha sfiorato veramente di un non nulla la traversa, con il portiere ovviamente fuori dai pali. Peccato, perché in questo momento, in questi ultimi 5 minuti, il Gavorrano sembra essersi risvegliato un po' dal torpore, e comunque è rientrato in partita con questo gol di Rubichini alla mezz'ora, quindi c'è veramente ancora un'ora di gioco a disposizione. Vediamo insomma, come evolverà la partita qui a Martini San Malservisi. Hai visto anche un pochino di
il cambio generale proprio del Gavorrano, un po' più convinta all'azione, diciamo. Allora, non vorrei dire che Gavorrano è distratto, perché Gavorrano comunque sta conducendo una buona gara negli insiemi. Diciamo che il finale è stato sicuramente più cinico nelle uniche due opportunità che ha avuto, però sta veramente portando molta pressione, sta giocando veramente molto bene, una bella partita, quindi diciamo merita sul piano del risultato per le azioni concretizzate, non demerita il Gavorrano. Sicuramente un po' assopito dopo l'1-0, forse è rimasto un po' stordito, non se l'aspettavano così veloce il primo gol, e questo ovviamente ha messo un po' in difficoltà, però insomma, in questo momento diciamo il gioco di marca mineraria, ancora una conclusione non molto molto pulita, nel senso un colpo di testa un po' defilato verso dalla posizione della porta di Moscati, però siamo un Gavorrano che in questo momento dà la sensazione di crederci, e insomma, voglio dire, abbiamo ancora veramente tutta una partita da giocare, quindi vediamo gli sviluppi. Ok, allora minuto e punteggio, tanto per concludere. In questo momento siamo al 36esimo, il finale è in vantaggio 2-1 al Gavorrano, però con ancora il Gavorrano vicinissimo al pareggio. Allora ti ringrazio Luca, allora ci risentiamo probabilmente verso l'intervallo o subito all'inizio del secondo tempo. Io ringrazio Luca Gineneschi, quindi terzo collegamento, terzo gol che arriva da Gavorrano, questa volta il gol è della formazione mineraria, il risultato quindi cambia nuovamente, accorcia le distanze la formazione di Bonuccelli, gol di Rubechini. Abbiamo sorpassato quindi da qualche minuto alla mezz'ora, ci stiamo portando negli ultimissimi minuti del primo tempo. Io stavo leggendo la formazione schierata dal Roselle, poi mi riproverò successivamente poi a fare il quadro anche sulle categorie inferiori alla Serie D, e quindi ricordiamo il risultato di Recco, quindi fra Sporting Recco e Grosseto, il risultato è 1-0 per il Grosseto, il gol segnato da D'Adamo in avvio di partita, gol sugli sviluppi di calcio d'angolo di D'Adamo, uno degli esordienti della formazione biancorossa, sempre 1-0 col Grosseto che in questo momento si sta spingendo in attacco, quando siamo giunti al 40esimo minuto di gioco ha guadagnato un calcio d'angolo la formazione allenata da mister Bifini, 1-2 invece, quindi 2-1 per il finale ligure è il risultato della partita al Marzevisi Matteini, quindi gol di Rubechini dopo l'1-2 realizzato dalla formazione del finale. Aggiornamenti, mentre arrivano gli aggiornamenti un po' anche sul nostro monitor, vediamo il gol della, dunque, Marsigliano in vantaggio a Magliano, invece cerchiamo anche di fare un quadro invece su quello che è la promozione, di cui non abbiamo ancora detto nulla di particolare. Girone C di promozione, c'è l'Albinia che è in vantaggio per 1-0, gol di Negrini dopo 11 minuti di gioco. Poi sempre per quanto riguarda le formazioni rimane Donoratico e San Donato Acli 0-0, 2-0 del Fonteblanda sul Cascina, gol di Ricci di Quinonez. Per quanto riguarda invece il resto delle partite, andiamo a leggerle tutte. Diciamo Forcoli Atletico Etruria 0-0, Perignano Armando Picchi 1-0, Geotermica San Miniato Basso 0-1, Pecciolese Pro Livorno in vantaggio per 1-0 sulla Pecciolese. Anche per dare un po' il quadro di quello che è il campionato di promozione del girone E, senza poi perderci troppo, dicevamo del Roselle impegnato sul campo della Larcianese 0-0, Larcianese che schiera Dornato, Rinaldi, Carfagna, Fioravanti, Pinto, Panelli, Melani, Amatucci, Andreotti, Favilli, Biagioni, l'allenatore Petroni, quindi la risposta di De Masi con Di Roberto, Bartalucci, Rosati, Mesinovic, Ciolli, Gorelli, Cosimi, Saloni, Vento, Faenzi e Nieto. 0-0 risultato, non abbiamo altri aggiornamenti da darvi per quanto riguarda l'eccellenza. Il Sera
Avezza, la formazione che è stata battuta la scorsa settimana sull'impianto dei termali, sta pareggiando per 1-1 col Gambassi, 1-1 il risultato fra Seravezza e Gambassi, quindi per il momento il duello a distanza prosegue senza ulteriori, diciamo così, scossoni. 4 punti di vantaggio, se non ricordo male, del Roselli, della formazione del Roselli, che è prima in classifica. Torniamo invece a vedere la campo di Santa Margherita Ligure tra Sporting Recco e Grosseto, risultato è di 1-0 però per i maremani, gol di D'Adamo dopo 6 minuti di gioco. Non è successo molto altro, calcio d'angolo dopo il calcio d'angolo che vi ho raccontato del Grosseto che si sta ben comportando con una formazione comunque imperniata su molti under. Il gol è arrivato alla prima occasione da rete dallo sviluppo del calcio d'angolo. D'Adamo ha battuto Bellussi, portiere dello Sporting, al 6° minuto di gioco. Diverse le occasioni da gol, infruttuoso però è il forcing iniziale dello Sporting Recco, che ha sfiorato il vantaggio nel primo quarto d'ora e poi non ha praticamente più costruito nulla. Quindi Grosseto, che si è fatto vedere anche con qualche azione in fase di ripartenza, nessuna occasione da gol nitida fino a questo momento, mentre adesso il Grosseto si va a portare in attacco. C'è un'occasione per la squadra di Bifini, che pare quindi, insomma, aver trovato anche la quadratura del cerchio. C'è occasione per Fanciulli, c'è la parata sul tiro di Fanciulli al minuto 43, quindi il giovane prodotto del vivaio biancorosso. Fanciulli, ricorderete il suo esordio in Serie B, tempi della Serie B, il 97. Quindi conclusione di Fanciulli, è la seconda conclusione che ci segnalano nella partita col Recco. La prima è il gol di D'Adamo, quindi seconda conclusione del Grosseto. Timidi segnali positivi, ricordiamo stiamo raccontando di una squadra che ha praticamente lasciato andare via tutti i giocatori della rosa, facendogli firmare praticamente la rinuncia poi agli stipendi pregressi, quindi liberando, svincolando tutti i giocatori della propria rosa, ricominciare praticamente da capo a metà settimana in uno scontro diretto, è vero contro l'ultima in classifica come il Recco, però quantomeno non è stata, diciamo così, impegnata semplicemente la juniores. C'è qualche giocatore, c'è qualche elemento di categoria che è stato aggiunto alla rosa nelle ultimissime ore. Quindi Grosseto, che è lì, è in zona playout, è praticamente a rischio di retrocessione, al di là di quelle che poi sono tutte le problematiche legate alla società, tutti i discorsi che si possono raccontare su quale potrebbe essere poi comunque il futuro di questa squadra a giugno, con le pendenze e il contenzioso col comune per quanto riguarda i campi da gioco e per quanto potrebbe essere poi la voglia o meno della società di proseguire, di cedere o di andare avanti e spendere ulteriori soldi per riscrivere la squadra la prossima stagione. Sono tutte cose che lasciamo fuori dal terreno di gioco, almeno per la domenica. Fatto sta che il Grosseto sta vincendo per 1-0, una partita importantissima, quindi non si sta ripetendo purtroppo quanto visto domenica scorsa allo Zecchini, dove l'avversario, se non sbaglio, era Ghivizzano, quindi dove il Ghivizzano ha praticamente passeggiato allo Zecchini vincendo in scioltezza. Qui il Grosseto sicuramente si sta impegnando in maniera maggiore e sta soprattutto portando a termine il primo tempo con frutto, in vantaggio per 1-0, l'ultima occasione creata appunto di marca maremmana col tiro di Fanciulli al 43° minuto di gioco. Siamo nel finale di questo primo tempo siamo nel finale di questo primo tempo, quindi col Grosseto in vantaggio per 1-0, il gol, ricordiamo sempre, arrivato dopo 6 minuti di gioco con la conclusione di D'Adamo sullo sviluppo di calcio d'angolo. Andiamo a vedere se ci sono da segnalare altre variazioni su quello che è oramai il finale di primo tempo. Siamo nei minuti di recupero per la partita del Grosseto,
un pochino indietro rispetto al, al parziale del 45esimo a Gavorrano. Gavorrano che sta perdendo per 2-1, mentre è finito il primo tempo a Santa Margherita Ligure, quindi finisce il primo tempo con Grosseto in vantaggio per 1-0 sullo Sporting di Recco. Il gol segnato al sesto minuto del primo tempo da D'Adamo, e vanno quindi all'intervallo le due squadre, sicuramente un risultato positivo per il Grosseto, sicuramente un risultato a sorpresa, viste le grandi difficoltà di cui abbiamo raccontato, sia per allestire la squadra sia per stilare anche semplicemente la lista dei convocati da parte della formazione biancorossa. Quindi Grosseto che chiude questo primo tempo in vantaggio per 1-0. Gavorrano invece che sta perdendo per 2-1 fra le mura amiche, dopo il gol di Vittori e di Roda è arrivato il gol di Rubechini a riaprire il parziale. Al 36esimo minuto Rubechini ha segnato il gol che dimezza lo svantaggio. Gavorrano sotto comunque contro il finale ligure. Andiamo a leggere anche i risultati della fine del primo tempo delle altre gare del girone E di Serie D. Fezzanese e Ponzacco sono ferme sullo 0-0. Il Ghivizzano sta battendo per 1-0 il Ligorna, il gol di Paccagnini, avevamo detto in precedenza. 0-0 anche fra Real Forte Querceta e Jolly Montemurlo. È iniziata alle 15 la partita di Sanremo. Sanremo e Lavagnese sono ferme sullo 0-0. A Savona è in vantaggio la Massese, il gol di Biasci a metà del primo tempo, gol di Biasci al 26esimo minuto del primo tempo, quindi Massese 1, Savona 0. È arrivato alla mezz'ora il gol del Sestri Levante, Sestri Levante 1, Argentina 0, quindi cambierà il risultato anche in quest'altro derby ligure. Sestri Levante in vantaggio per 1-0. Detto del successo esterno che si sta concretizzando per il Grosseto col gol di D'Adamo, 1-0 sul terreno dello Sporting Recco. Chiudiamo il giro del campionato di Serie D Girone con il risultato di Montecatini. Montecatini Viareggio 1-0, il gol di Giordano. Viareggio con una formazione anche qui completamente stravolta dopo l'addio della maggior parte dei giocatori, e quindi questo è l'ultimo risultato che vi possiamo dare del girone E di Serie D. Ora faremo anche un ultimissimo collegamento per quanto riguarda Gavorrano, dove la partita sta per terminare o è terminata in questo istante. In eccellenza c'è il parziale del Roselle, di cui aggiornarvi, non è cambiato in realtà molto, quindi fra l'Arcianese e Roselle il risultato è di 0-0, quindi Roselle da capolista impegnata sul terreno della Arcianese, una partita ancora molto equilibrata con 4 punti di vantaggio da difendere sul Seravezza che sta pareggiando internamente per 1-1 su ospite il Gambassi, quindi gol di Benedetti, pareggio di Rovai sulla partita del Seravezza, che è l'avversaria diretta della formazione termale della famiglia Ceri. E poi abbiamo fatto anche un rapido quadro sui risultati di promozione con l'Albina che sta vincendo per 1-0 sul Rosignano e il Fonteblanda che sta battendo per 2-0 il Cascina. Questi sono i risultati che si sono sbloccati in questo primo tempo. Proviamo a fare sicuramente un collegamento finale per quanto riguarda il primo tempo con Luca Ginanneschi da Gavorrano, anche per dare un quadro generale un po' di quello che è stato il primo tempo. Ci siamo sentiti soltanto per i gol e proviamo a fare un quadro generale con Luca Ginanneschi, che è ancora collegato con noi. Allora, ciao Luca, credo sia terminato il primo tempo, vorrei anche un quadro generale su come è stato questa prima frazione. Allora, innanzitutto ricordo il punteggio, siamo fermi sull'1-2, il finale è in vantaggio qui al Mattino al servizio sul Gavorrano. Una partita sul finale nell'ultimo quarto d'ora si è sicuramente accesa, delle buone opportunità per quanto riguarda di questo.
al pareggio, però ecco, in questo momento quello che prevale è veramente la scenicità del finale, due occasioni, due realizzazioni contro le diverse opportunità che ha avuto il Gavorrano e un solo gol. Quindi diciamo, in questo momento la differenza sta veramente nella precisione sotto porta. Vorrei ricordare ad esempio negli ultimi minuti una opportunità di Lombardi che al 43esimo spara sopra la traversa da una posizione sicuramente favorevole, posizione centrale al limite dell'area, però la palla si alza. C'è da dire che esattamente un minuto prima però il finale aveva sfiorato il gol andando a calciare un pallone sempre in una delle solite incursioni che ha fatto vedere in questo primo tempo, con il pallone però che è calciato invece alla destra di Salvalaggio. Al 44esimo scusami Lombardi che si accentra, ma il tiro anche in questo caso sopra la traversa, concessi due minuti di recupero. Nel recupero due opportunità, una la più clamorosa è quella che Rubechini da corner batte veramente una palla in mezzo per Brega che è solo senza marcatura al limite dell'area piccola, colpisce di testa ma la palla sfiora il palo. Per quanto riguarda invece l'ultimo sussulto è quello di Boccardi che si inserisce in area di rigore ma viene si butta in area, un po' di malumore qui in tribuna, non troppo direi, perché momentaneamente sembrava che l'arbitro avesse concesso il rigore, in realtà era per ammonire appunto Boccardi per simulazione. Quindi termina in questo modo il primo tempo con Gavorrano che oggettivamente si è mangiato alcune ottime occasioni, quindi questo rammarico da una parte, ma sicuramente fa ben sperare per il prossimo secondo tempo. C'è da segnalare una cosa, che per defezioni un po' della squadra, alcuni componenti, io ho ricordato almeno tre defezioni importanti, quindi purtroppo sì, perché abbiamo praticamente una panchina che è composta tutta da 2,97 e tutti 98, quindi ovviamente anche i cambi sono oggettivamente difficili da fare in una partita dove la squadra che c'è di fronte in campo non consente magari a giocatori giovani, e in molti casi abbiamo anche ragazzi che non hanno ancora nemmeno debuttato in campionato, quindi veramente difficile per Boncelli per far fronte ad eventuali sostituzioni. Io ho letto, guarda Luca ti interrompo, io ho letto rapidamente anche in avvio di partita la panchina che ha a disposizione Bonuccelli. Posso dire che tra quelli che vedo l'unico che ha una buona esperienza di prima squadra è Zaccaria, per il resto tolgo i portieri, ricordiamoci sono sempre due portieri a disposizione, gli altri sono giocatori abbastanza giovani, forse Grotti ha già fatto vedere qualche cosa, ma forse in Coppa se non mi sbaglio, per cui poi il resto voglio dire abbiamo Porro, Tostelli, Gianni, tutto Grotti, Morelli, Zaccaria che come hai detto te ha comunque già calcato il campo, Baldassare, ecco, giocatori che effettivamente non disconosciamo, no? Veramente il valore tecnico, ma in questo momento in una partita di questo livello magari potrebbero sentire una responsabilità eccessiva per andare a sostituire, a dare qualcosa in più, insomma, perché normalmente queste partite i cambi si cercano per dare qualcosa in più. Poi ovviamente se dovessero essere chiamati per defezioni di altro genere, ovviamente sono ragazzi che possono dare il proprio contributo in fase di diciamo così di controllo della partita, non so quanto ecco possano contribuire in termini di verve in più, ecco lì ovviamente per fare il cambio di passo, dare il salto di qualità alla partita occorre giocatore di esperienza. Diciamo che qui è una situazione simile però con quadro completamente differente rispetto a quella a Grosseto. Se Grosseto nella partita certo. Con Recco ha una panchina completamente juniores, il Gavorrano si sta giocando la vittoria del campionato, poi per defezioni è una situazione completamente differente.
parlavamo così con i colleghi qui in tribuna stampa, cioè il discorso è che già di per sé il Gamorrano ha una rosa abbastanza corta, quindi le defezioni in quel periodo mettono in difficoltà un po' la società, però insomma, credo in questo momento stia facendo bene. Penso che tra l'altro c'è la pausa del campionato, quindi credo che questo sia ottimale per poter recuperare anche delle persone che credo che in molti casi siano di carattere influenzale più che di infortuni di muscolari o d'altro. Va bene, diciamo, la situazione è sicuramente diversa rispetto al Grosseto, come sappiamo sì, abbiamo avuto anche difficoltà a ricostruire la squadra poi del Grosseto all'ultimissimo minuto, sì, quindi infatti sembrava essere partiti in 11, poi in realtà sappiamo che sono partiti in 18 esatto, quindi molto partite ci sono difficoltà anche societarie a comunicare, questo vabbè, non credo ci siano novità purtroppo in questo fronte, insomma. Va bene, allora io ti ringrazio per ora, ti lascio qualche minuto ancora di riposo perché stai nell'intervallo. Ringrazio Luca, ci sentiamo fra poco. Torniamo quindi a fare il nostro quadro qua dallo studio. Avevo un aggiornamento, mi sono segnato, di promozione, perché sul finale di primo tempo c'è il vantaggio del Donoratico sul San Donato 1-0, quindi si è sbloccata la partita a Donoratico, vantaggio del Donoratico per 1-0 sul San Donato Acli, 1-0 dunque l'incontro del girone C di promozione. E quindi sì, facciamo un po' il quadro con quello che è poi una necessità, volendo o meno, insomma, delle formazioni mare a mare, quelle di attingere ai settori giovanili volontariamente o non volontariamente. Quindi il gol del Donoratico intanto è arrivato al 40° minuto, andiamo a dare anche un attimo un aggiornamento per la partita visto che abbiamo tempo e siamo nell'intervallo. Gol arrivato al 40° minuto su calcio di rigore realizzato da Ercole, c'è stata contemporanea espulsione di Anichini, quindi il San Donato ha perso il numero 11, Anichini è stato espulso in occasione del calcio di rigore trasformato da Ercole, quindi Donorati con vantaggio sul San Donato per 1-0 in vantaggio di un uomo. Ribadiamo invece il risultato di vantaggio dell'Albinia per 1-0 sul Rosignano e del Fonteblanda sul Cascina per 2-0. Tornando invece alla partita che ci incuriosisce di più, ma anche che molti ascoltatori insomma vogliono seguire, quella del Grosseto. In corso l'intervallo fra Sporting Recco e Grosseto sono in vantaggio i biancorossi con gol di D'Adamo dopo 6 minuti di gioco. Dicevamo, volendo o non volendo, la necessità è quella di puntare forzatamente sui juniores, non sempre sono pronti, però un conto è quando una squadra per vicissitudini societarie è costretta a portarli in prima squadra perché non ha giocatori su cui puntare, un conto è magari anche vedere la prima della classe come il Gavorrano, e sì, ha comunque sempre avuto una rosa piuttosto ristretta, avere una panchina tutta under, sono tre comunque le defezioni importanti per quanto riguarda la squadra di Bonuccelli. E quell'infortunio di Cretella è solo l'ultima, manca Salvadori, se non sbaglio il capitano Salvadori, quindi fuori per squalifica, quindi Gavorrano che dietro ha pagato un po' d'azio e ha beccato due gol in avvio di partita, adesso si trova a dover rimontare sotto per 2-1. Invece è diversa proprio la costruzione della squadra che si è data adesso il Grosseto, perché davanti sono giocatori molto giovani, tutti da scoprire. Sicuramente ci ha fatto una buona impressione l'assetto della Juniores, quantomeno quanto riguarda l'attacco, perché tra Lopez, Loffredo e ci aggiungo anche Fanciulli, anche se è stato schierato solitamente in difesa dal mister precedente, da Marco Sanna, sono giocatori che hanno mostrato insomma di avere alcune qualità che possono anche mettere in mostra in un campionato come quello di Serie D, difficile, ma che comunque mette necessariamente in campo i giovani. Ricordiamo, sono sempre almeno 4 i giocatori under che devono scendere in campo in ogni tipo di squadra, quindi almeno 4 ovviamente non è
un limite questo che pensierisce Mifini questa settimana, che sono ancora molti giocatori giovani che deve forzatamente schierare, però abbiamo detto problema dei portieri dovrebbe essere risolto con Novara e Grossi. Grossi è un 95, Novara è più giovane, quindi attenzione anche un po' a fare i cambi. Grossi come 95 alla fine non è nemmeno più un under, comunque va a riempire una casella che era stata lasciata libera poi dalla partenza di Lanzano, quindi la rinuncia anche a Lanzano. Di Pasquale, Biondo, D'Adamo, Serpieri sono giocatori di categoria, non sono tutti insomma, diciamo così, alla prima esperienza, ma nemmeno poi eccessivamente avanti con l'età. Quindi qui è quasi tutto qui quello che ha potuto fare il consulente di mercato Grillo. Questi giocatori, questi quattro giocatori che vanno a dar man forte alla formazione biancorossa, e Biancorossi comunque in vantaggio per 1-0. È ricominciato il secondo tempo fra Sporting Recco e Grosseto. Un aggiornamento che riguarda la prima categoria. Vantaggio largo dell'Alberese sulla Castiglionese, Alberese 3, Castiglionese 0. Quindi andiamo, mentre diamo il tempo un po' di leggere se ci sono stati cambiamenti nelle due formazioni fra Sporting Recco e Grosseto. Non ci sono stati ulteriori cambi, dunque ricordiamo che il Grosseto ha sostituito al 21esimo minuto del primo tempo Bartolini con Maiuri, quindi il primo cambio effettuato da mister Alessio Bifini al 21esimo minuto del primo tempo, quindi l'ingresso dell'altro juniores Maiuri al posto di Bartolini. Quindi è cominciata la ripresa con gli stessi giocatori, partita che è sbloccata dal colpo di testa sul primo calcio d'angolo del Grosseto con D'Adamo, gol al sesto minuto di gioco. È iniziato il secondo tempo da 4 minuti e da segnalare una ammonizione nello Sporting Recco. Ammonito Esposito, è ammonito il giocatore dello Sporting Recco, il numero 6 Esposito, il difensore centrale dello Sporting Recco. Quindi Grosseto avanti per 1-0. Vediamo se sono riprese e se sono cambiate anche nel frattempo i risultati delle altre formazioni del girone E di Serie D. Intanto comunque ricordiamo, assolutamente importante il risultato, il parziale che si sta concretizzando a Santa Margherita Ligure, col Grosseto che sta giocando contro l'ultima della classe. Ma ricordiamo sempre le difficoltà del Grosseto anche a mettere in campo una formazione competitiva, rischia con 14 punti di ritrovarsi anche sopravanzati dall'ultima in classifica. È reale, leggendo rapidamente anche la classifica, lo Sporting Recco a 10 punti è ultima in classifica, perché la settimana scorsa il Grosseto si è fatto battere a domicilio dal Ghivizzano, che ha sopravanzato lo Sporting Recco. Quindi Ghivizzano è passato al penultimo posto, il Grosseto col Sestrilevante, Viareggio e Fezzanese occupa la zona playout, quindi difficilmente si può uscire con un risultato positivo dalla zona playout. Però il Grosseto deve ricominciare a fare un po' di punti, sono solo 14 in 16 gare i punti raccolti dalla formazione maremmana, già vincendo oggi insomma si porterebbe a 17 punti. Vero è che fuori dalla zona playout c'è il Montecatini, che questo pomeriggio ha un impegno forse, diciamo così, semplice sulla carta. Sta battendo per 1-0 il Viareggio, che è un'altra squadra che come il Grosseto ha dovuto far piazza pulita di tutti i propri tesserati. Quindi ricordando rapidamente i risultati
del girone E. A Fezzanese e Ponzacco sono ferme sullo 0-0. A Gavorano il finale Liguri sta vincendo per 2-1, il gol di Vettori e Roda accorciato le distanze Rubechini al 36esimo minuto del primo tempo. Ghivizzano in vantaggio per 1-0 a Ligorna, un altro risultato per esempio da prendere con le molle, che Ghivizzano vincendo questo pomeriggio già si porterebbe a quota 14 punti. Ecco per cui in questi scontri diretti che Grosseto, volendo o non volendo, con un'organizzazione societaria tale, si è trovata poi a giocarla in netta difficoltà, tutti scontri diretti di bassa classifica che sono stati gestiti veramente male. Adesso si trova anche la necessità di dover far punti. Noi ovviamente ci interessiamo, visto che siamo di domenica, semplicemente al lato sportivo della partita, quindi quel che riguarda insomma un po' la figura che fanno i colori biancorossi sui campi da gioco. Quindi Grosseto che è impelagato nei bassi fondi, mentre per quanto riguarda l'alta classifica, dunque il Real Forte Quercetra sta pareggiando per 0-0 con Gioli Montemurlo. Iniziata alle 15 la partita di Sanremo fermo sullo 0-0 con la Lavagnese. Importante invece il risultato che si sta verificando a Savona: la Massese è in vantaggio per 1-0, il gol realizzato da Biasci. Dopo faremo un quadro anche per quanto riguarda la parte alta della classifica. Sestri Levante che è in vantaggio sull'Argentina per 1-0, e anche questo è un altro risultato che va letto in chiave play-out. Sestri Levante con la vittoria di odierna per esempio salirebbe a quota 16, quindi anche in fondo alla classifica dove per tante settimane le avversarie del Grosseto hanno stentato, anche questo pomeriggio c'è qualche risultato importante. Quindi ben venga il parziale che al 53esimo minuto di gioco vede il Grosseto in vantaggio per 1-0 sul terreno dello Sporting Greco grazie al gol di D'Adamo, gol di testa realizzato su sviluppi di calcio d'angolo al sesto minuto del primo tempo. Quindi una boccata di ossigeno che si sta veramente magari inaspettata, che si sta concretizzando. Ricordo anche i risultati che sono stati del Grosseto, ma le ricorderemo dopo perché c'è un nuovo collegamento da Gavorrano. Allora siamo pronti per il primo collegamento della ripresa con noi Luca Ginanneschi da Marsellisi Mattegni. Allora Luca, come sta andando questo secondo tempo? Allora guarda, il secondo tempo è iniziato molto bene per il Gavorrano, perché ha pareggiato praticamente subito in avvio con un'azione molto molto bella manovrata con praticamente Prega che ha servito Lombardi sulla fascia, è arrivato al cross, ha messo una palla in mezzo, Moscati non ha tratto, ha bloccato la palla ma non è riuscito a calciare, proteggendo appunto il pallone con il difensore alle spalle, e ha praticamente toccato a un metro per Boccardi, che ha potuto tranquillamente ribadire in gol per il pareggio. E in questo momento andavano a sfiorare il vantaggio con un tiro di Moscati che è andato ad incrociare sul secondo palo, poca fortuna per lui. Da dire che subito dopo il gol del Gavorrano, però il finale non sembravano stare a guardare, ha trovato un cross in aria per un tiro al volo del calciatore, il numero 11 Anselmo, che praticamente calciava molto bene ma la palla sfiorava una traversa e finiva sul fondo. Quindi una partita estremamente combattuta, molto bella da vedere, con cambi ripentini di giocate, insomma partita riaperta. Quindi confermiamo qui dal Martini Marcellisi il pareggio del Gavorrano con Boccardi al 48esimo. Per il momento è tutto, ci risentiamo più avanti. Allora ti ringrazio Luca, risultato di 2-2, è cambiato anche il risultato a Recco, ha pareggiato lo Sporting Recco, il gol di Papi al 55esimo minuto su sviluppi di calcio d'angolo, quindi replica il Recco con la stessa moneta con cui era stato pagato nel primo tempo dalla formazione di Bifini. Quindi in avvio di ripresa si riequilibra il risultato a Santa Margherita Ligure 1-1, il gol di Papi dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa, il gol del numero 10 della formazione locale, e pareggia il gol di D'Adamo 1-1. E credo anche questo sia un gol preso direttamente da calcio d'angolo. Adesso proveremo a trovare qualche
informazione maggiore. Quindi gol di Papi, 1-1, un gol che arriva a seguito del calcio d'angolo, è il secondo calcio d'angolo della ripresa battuto dallo Sporting Recco, quindi gol di Papi che porta il risultato sull'1-1. Peccato, per cui dicevamo, insomma, per quanto le difficoltà fossero evidenti e palesi, insomma, la vittoria del Grosseto questo pomeriggio avrebbe rappresentato sicuramente qualcosa di come un regalo di Natale, qualcosa di veramente inaspettato e comunque importantissimo. Manca ancora molto perché sono passati appena 10 minuti di gioco. Visto che l'assetto studiato da Bifini, dopo anche il cambio di Maiuri con l'ingresso al posto di Bartolini, non aveva patito poi troppo il gioco del Recco, quindi resta una partita tutto sommato aperta. Se la sta giocando la formazione maremmana, è vero che è stata assemblata nell'arco di un paio di giorni, da giovedì si conoscono i nuovi arrivati, sono almeno 4 giocatori che in campo stanno dando un po' di esperienza al gruppo. Vediamo se magari i giocatori dell'attacco biancorosso, che sono ben comportati anche nel corso delle passate settimane, riescono a trovare il guizzo per riportare in vantaggio la formazione biancorossa. Si tratta di uno scontro importantissimo, un chiave salvezza. Lo Sporting Recco è ultima in classifica, è vero anche che la squadra che fu il Bogliasco quest'anno non è partita proprio con col piede giusto, però insomma la società pareva intenzionata a fare un progetto importante. È stato rimesso a no l'impianto di Recco, quindi con un terreno sintetico e un campetto di calcio a 5 adesso collegato, quindi da gennaio tornerà a Recco lo Sporting dopo essersi praticamente disimpegnato tutto il girone d'andata sul terreno di Santa Margherita Ligure. Non è una squadra di primissimo piano, anche i rinforzi non sembrano così aver dato grandissimo smalto alla formazione ligure, però vanno fatti sicuramente i complimenti ai biancorossi che fino ad ora, quando siamo giunti all'ora di gioco, al 60° minuto, sinceramente hanno fatto ben oltre le nostre aspettative. Ricordiamo il gol al 6° minuto realizzato di testa da D'Adamo, la prima occasione vera creata dai biancorossi. Lo Sporting Recco ha avuto un quarto d'ora in cui magari Grosseto non ha sofferto proprio i primi a trovare le posizioni in campo, poi non ha creato praticamente più nulla, tanto che la seconda occasione da gol del Grosseto è arrivata sul fine del primo tempo. Il gol di D'Adamo era arrivato al 6° minuto, al 43°, il tiro di Fanciulli bloccato dal portiere del Recco, è stato anche l'unico tiro in porta oltre al gol di tutto il primo tempo, anche perché il Recco ha sprecato sì nel primo quarto d'ora, però senza pensierir troppo Novara che difende per la prima volta quest'oggi i pali dell'FC Grosseto. Nella ripresa, la prima occasione dal gol è stata quella da calcio d'angolo di Papi, quindi pareggio 1-1 dopo 10 minuti. Arriva il pareggio dello Sporting Recco, risultato di 1-1, tutto sommato può andare bene anche così. Per quanto visto in campo non c'è stata sicuramente l'arrembaggio del Recco, non c'è stato un atteggiamento rinunciatario da parte dei biancorossi. Ricordiamo, sono tanti i giovani a disposizione di Bifini, quasi nessuno di questi ha i 90 minuti nelle gambe o comunque l'esperienza per giocare un campionato di grandi. Comunque con Mancianti in difesa, Fanciulli, Loffredo, Lopez, Maiuri che è entrato dopo 20 minuti, insomma si sta facendo una buona partita alla formazione biancorossa. Vedremo adesso come si svilupperà dopo l'ora di gioco l'incontro qui fra Sporting Recco e Grosseto. Noi daremo tutti i nostri aggiornamenti. Quindi è arrivato il pareggio della formazione di casa, 1-1,
precedentemente stavamo guardando anche un po' la classifica, quindi lo Sporting Greco che è ultimo, è assolutamente il Grosseto deve fare punti in questi scontri diretti, ha difficoltà evidenti, dopo essersi trovata martedì con solo, alla ripresa degli allenamenti, con solo Juniores a disposizione. Da giovedì qualche giocatore si è unito, erano 8 giocatori in prova, da giovedì c'è almeno un barlume di squadra. Mazzone Maremmana ha 14 punti, deve guardarsi sia alle spalle ma soprattutto guardare davanti, cercare di acquantare posizioni più tranquille di graduatoria. Non sarà semplice, comunque quest'oggi sta giocando, si sta dando da fare, è il risultato di 1-1 con Recco che ha faticato quasi un'ora per raggiungere la parità. 0-0 invece il risultato fra l'Arcianese e Roselle, non si sblocca l'incontro della capolista, i Termali sono primi in classifica nel girone A di Eccellenza Toscana, stanno pareggiando per 0-0 contro l'Arcianese, hanno 4 punti di vantaggio sul Seravezza, Seravezza che ancora è bloccato sul risultato di 1-1 in casa contro il Gambassi. Partita molto interessante e soprattutto il cammino, no scusate, ho letto l'aggiornamento precedente, ho fatto un errore, mi era appuntato il risultato di Seravezza, il risultato tra Seravezza e Gambassi è cambiato, è arrivata adesso l'autorete di Sabatini, quindi è cambiato il risultato proprio in diretta mentre parlavo, il risultato non era di 1-1, il risultato era di 2-2 in avvio di ripresa, poi è arrivato il gol, l'autorete di Sabatini, quindi il risultato è di 3-2 per il Gambassi, che quindi sta vincendo sul terreno del Seravezza. È un risultato sicuramente che interessa anche tutti i tifosi maremmani dei Termali, quindi l'Arcianese Roselle fermo sullo 0-0, 4 punti di vantaggio, ma il Seravezza sta patendo questo pomeriggio sul terreno di gioco, il proprio terreno di gioco, il gioco del Gambassi, quindi con i Termali che questo pomeriggio potrebbero anche spiccare il volo se sbloccasse il risultato che li vede pareggiare per 0-0 quando abbiamo superato l'ora di gioco. Lasciamo un attimo da parte quanto riguarda l'Eccellenza, proviamo a scendere rapidamente anche in promozione. Avevamo detto precedentemente che era cambiato il risultato ad Donoratico, il Donoratico in vantaggio per 1-0 sul San Donato Acri, quindi il risultato era cambiato al 40° minuto del primo tempo. Confermiamo che i punteggi sono i medesimi, quindi Donoratico 1, San Donato 0, Albinia sempre in vantaggio per 1-0 su Rosignano grazie al gol di Negrini, Fonteblanda Cascina 2-0, il resto delle partite vede il Forcoli perdere internamente per 1-0 contro l'Atletico Etruria, il Perignano battere per 1-0 l'Armando Picchi, il San Miniato Basso in vantaggio sul terreno della Geotermica e il Pro Livorno in vantaggio sul terreno della Picciolese. Non abbiamo aggiornamenti per quanto riguarda Manciano Fucecchio, però vedremo magari in corso di gara se riusciamo ad aggiungere qualche cosa. 65° minuto di gioco nel frattempo in Serie D, non sono cambiati di molto i risultati, ovviamente abbiamo dato in diretta l'aggiornamento della prima della classe, il Gavorrano che ha pareggiato per 2-2 col gol di Boccardi che in mischia ha sbloccato una situazione in cui Moscati era andata al tiro, poi parata del portiere Gallo del finale ligure, poi Boccardi tocca in gol al 48° minuto di gioco, Gavorrano che quindi pareggia 2-2 il risultato al Malservisi Matteni, un risultato che non può accontentare la formazione mineraria. Minerari quindi fermi sul 2-2, è cambiato il risultato a Ghivizzano, Ghivizzano e Ligorna adesso pareggiano per 1-1, fermi sullo 0-0 il resto delle partite, tranne la partita di Savona dove la Massese sta vincendo per 1-0 e si avvicinerebbe così al Gavorrano portandosi a un solo punto di distacco sulla seconda posizione. Il Sestri Levante sta vincendo per 1-0 sull'Argentina,
e il Montecatini sta vincendo per 1-0 sul Viareggio. Questo è quanto riguarda il girone, che il girone delle Toscane. Ci sono degli aggiornamenti da dare della partita di Recco. C'è la seconda sostituzione nel Grosseto, 65esimo minuto di gioco, entra Montani, nel Grosseto esce Fanciulli, quindi esce 97 Fanciulli, uno dei pochi ad impensierire i portieri questo pomeriggio. Ci sono state poche occasioni da gol, molta curiosità, ma poche occasioni da gol in questa gara di bassa classifica, tuttavia molto importante per quanto riguarda il campionato del Grosseto. Grosseto che presenta tante facce nuove, tante facce di under in campo. 1-1 il risultato, è uscito Fanciulli, è entrato Montani. Per quanto riguarda il Bifini, si tratta della seconda sostituzione, risultato di 1-1 che può essere preso anche in maniera positiva. Il vantaggio, ricordiamo, D'Adamo, gol di testa dopo 6 minuti di gioco, il pareggio quasi equivalente al gol di D'Adamo, il pareggio del Recco su sviluppi di calcio d'angolo al 10° minuto della ripresa. Quindi risultato di 1-1, risultato di 1-1, e adesso con risultato di 1-1, quando siamo giunti al 68esimo minuto dell'incontro, mette un po', diciamo così, aumenta un po' i giri lo Sporting di Recco, conclusione fuori misura però di Esposito, giocatore ammonito tra l'altro del Recco. La formazione di casa probabilmente oggi pensava di magari trovare un Grosseto in disarmo, partito con 11 giocatori. Non è così, non è stato così. Grosseto che si sta opponendo in maniera positiva, e attenzione, c'è anche un'occasione perché la partita si metta anche in maniera migliore. C'è la seconda ammonizione per Esposito, che avevo detto proprio qualche istante fa, era ammonito, se ho moderato era forse l'unico giocatore ammonito, e non mi sbaglio proprio, no, era l'unico giocatore ammonito del Recco, e quindi Esposito guadagna il secondo cartellino giallo. E quando siamo a circa, ancora mancano ancora 30 minuti, ma anche un po' di, no, esagero, scusate, sì, mancano 20 minuti, scusate, alla fine dell'incontro, e lo Sporting Recco resta con un uomo in meno, quindi i padroni di casa che perdono per somma di ammonizioni il difensore Esposito. Quindi Grosseto con un uomo in più a 20 minuti dal termine, risultato di 1-1. Diciamolo sommessamente, ci sono le possibilità perché il Grosseto faccia risultato a Recco, e sarebbe già di per sé una notizia dopo le tante vicissitudini, il fatto che il Grosseto non vince una partita oramai da molto tempo, non vince la partita dal 13 di novembre, quindi è passato già un mese. L'ultima vittoria il 2-1 sul Jolly Montemurlo, dopodiché il pareggio per 3-3 a Viareggio e il 4-4 con il Ligurna sono gli unici risultati positivi, e ci sono state poi tre sconfitte del Grosseto. Quindi Grosseto che si trova con un uomo in più, quindi in superiorità numerica, a Santa Margherita Ligure, espulso Esposito. Siamo in grado anche di darvi il parziale del Manciano, il Manciano che sta pareggiando per 1-1 col Fucecchio. Non abbiamo gli aggiornamenti live della partita di Manciano, quindi promozione del girone C, Manciano e Fucecchio sono sull'1-1. Riprendiamo un attimo di fiato per quanto riguarda la Serie D e facciamo un collegamento con Gavorrano anche per capire come sta andando l'incontro a Gavorrano, dove la prima della classe
questo pomeriggio affaticato e non poco. Allora siamo nuovamente collegati con Luca Ginnanneschi, vogliamo un quadro quando siamo oramai attorno alla metà del secondo tempo. Allora Luca, come sta andando la partita a Gavorrano? Ma guarda, è una partita veramente molto, molto bella, con scambi di punti, belle azioni da ambo lati, e in questo momento il finale ci porta nuovamente in vantaggio con una girata veramente molto molto bella in area di rigore, lasciato colpevolmente solo il numero 11 Anselmo. Sì, siamo al 67esimo, rammarico perché il Gavorrano aveva avuto un paio di occasioni veramente enormi, calcio veramente infame in certe situazioni, gol sbagliato, gol subito. Però c'è da dire veramente un gran gol, quello siglato da Anselmo, una girata in mezzo all'area, incolpevole salvalaggio, veramente non può nulla. Quindi in questo momento, proprio mentre ci stavamo collegando, il finale si è portato nuovamente in vantaggio, partita comunque sicuramente aperta, manca ancora un 25 minuti circa alla fine dell'incontro, sicuramente avremo modo di vedere altre opportunità, altre occasioni. Peccato per un Gavorrano, stava salendo di pressione, aveva portato veramente molte difficoltà alla porta della squadra ligure, però non è riuscito, veramente la differenza oggi è la cinicità sotto porta dei giocatori ospiti, che con tre occasioni veramente hanno fatto tutte e tre belle reti, poco da dire. Magari sì, si può dire che magari manca l'uomo d'ordine in difesa al Gavorrano questo pomeriggio. Sì, esatto, anche se in questo momento c'è un rigore per atterramento per il Gavorrano, per atterramento di Moscati. Allora Luca, me lo puoi anche raccontare con calma, guarda, tanto, sì, guarda, tanto resta, veramente un cambio di fronte, si porta sul dischetto Lombardi, è un'occasione per stabilire subito il risultato, però insomma, vediamo un attimo, siamo con Lombardi, tutti i giocatori sono schierati al limite dell'area di rigore, l'altro sta prendendo posizione, Lombardi ha già collocato il pallone, sta prendendo la ricorsa, aspetta il fischio dell'arbitro, il signor Pieliciani. Calcio di rigore veramente molto netto, un'azione fulminante, ed è il 3 a 3 con Lombardi, che ribadisce il gol, il calcio di rigore assegnato dall'arbitro ai padroni di casa. Quindi partita, come vi avevo accennato, ne avremmo potute vedere delle altre, e appunto è arrivato veramente una partita bella perché è giocata a viso aperto, nessuno si risparmia, non c'è da stupirsi che possa finire anche con altri gol. Aggiungo anche semplicemente che si tratta forse della partita con più gol che vedete a Gavorrano questo pomeriggio. Probabilmente Bonuccelli poi a fine partita sarà comunque molto arrabbiato, perché è anche la prima volta che il Gavorrano subisce tre gol tutti assieme. Ma devo dire che indubbiamente ci sono delle responsabilità nei gol, perché sono state almeno in due occasioni, nel primo tempo due imbucate, quindi quando prendi l'imbucata ovviamente qualche errore di posizione, di marcatura c'è sicuramente. E il terzo gol, oggettivamente l'attaccante Anselmo era veramente solo all'altezza del dischetto del rigore, si è potuto coordinare in maniera molto bella, un calcio al volo di mezza rovesciata, un bellissimo gol veramente. Comunque qualche defezione in fase difensiva oggi il Gavorrano ce l'ha, insomma, si vede, si nota, insomma, delle azioni che si sono sviluppate. Allora ci risentiremo fra poco, credo, perché credo che non si accontenteranno del finisca qui. Ci sono tanto un'altra ammonizione per il numero 9 Vittori del finale, per un fallo tra l'altro nella tre quarti del Gavorrano, quindi un fallo in attacco assolutamente sciocco,
però insomma sì, sicuramente le due squadre non ci stanno a pareggiare, d'altronde l'occasione per il Gavarrano di scappare è ghiotta e per il finale quello di rientrare nei giochi per poter rimanere per un fondo ai vertici anche della classifica, quindi è ovviamente una partita sicuramente il calendario più importante di questa giornata. Grazie Luca, allora ci risentiamo fra poco, manca un quarto d'ora circa alla fine, il risultato di 3-3 a Gavarrano, ci risentiamo per qualunque aggiornamento in diretta. Sì, assolutamente. Allora saluto Luca Ginnaneschi, torniamo a fare invece il quadro per quanto riguarda la partita fra la Pro la Pro Recco, la formazione di pallanuoto, una delle squadre più importanti in Europa, tra lo Sporting Recco e il Grosseto. C'è l'ammonizione ad Adamo, l'autore del gol del Grosseto, e in conseguente tiro di Angelotti, parato però da Novara, occasione quindi per il Recco, Recco 1 Grosseto 1, Recco con un uomo in meno, c'è stata l'espulsione di Esposito per doppia ammonizione, cosa che permette da qualche minuto al Grosseto di giocare in superiorità numerica. L'espulsione è avvenuta attorno al 68esimo minuto di gioco, quindi sono circa 10 minuti che il Grosseto è arrivato però il gol del Recco, il gol di Papi, quindi doppietta del numero 10 Papi, e quindi il Recco che nonostante l'inferiorità numerica però si porta in vantaggio, gol al 77esimo minuto di Papi, Sporting Recco quindi ribatta il risultato, Sporting Recco 2 Grosseto 1, gol ancora del numero 10 Papi, e quindi c'era stata una speranza un po' vana quella che il Grosseto riuscisse a mantenere il risultato o quantomeno a giocare con più proprietà nel finale di partita, con l'uomo in più dato dall'espulsione di Esposito, invece è arrivato il gol di Papi, quindi Sporting Recco 2 Grosseto 1, il gol di Papi al 77esimo minuto di gioco e nonostante l'inferiorità numerica, quindi Grosseto che paga dazio quando siamo nel finale di partita. Ci sta che la formazione di Bifini con molti juniores, con due cambi già effettuati, abbia un po' anche difficoltà insomma a coprire tutti i 90 minuti, è una vera disdetta. Ora la formazione biancorossa deve gioco forza attaccare, un peccato proprio perché aveva sbloccato l'incontro dopo soli 6 minuti di gioco col colpo di testa di D'Adamo. Comunque io ribadisco i complimenti alla formazione allenata questo pomeriggio da mandata in campo da mister Alessio Bifini, perché nella situazione attuale è veramente difficile parlare insomma di calcio giocato, però si è fatta rispettare a lungo l'FC Grosseto, purtroppo nella ripresa la doppietta di Papi, manca comunque ancora un quarto d'ora circa al termine dell'incontro, Grosseto che è sotto per 2-1, però ha la possibilità a mio avviso, per quanto fatto vedere oggi pomeriggio, dove ha subito pochissimo la pressione di un avversario che comunque è di classifica, ma ha avuto la possibilità di allenarsi con calma questo è già molto rispetto alle difficoltà che ha avuto il Grosseto ad allestire la rosa per partire per questa trasferta. Il Grosseto ha una possibilità comunque di rientrare in partita, perché gioca in 11 contro 10, vediamo se arriveranno quantomeno degli accorgimenti, anche se è difficile pensare a quale giocatore possa entrare in campo nel Grosseto. Fra tutti ricordiamo l'unico giocatore che non proviene dal settore giovanile è Ascione, che è una seconda punta che si è andata giovedì, e poi in attacco a disposizione un altro giocatore della Juniores come Micoli. Bifini, vediamo se farà l'ultimo cambio, il terzo cambio, cercando, sì, infatti effettua l'ultimo cambio e fa entrare Micoli al posto di Biondo che è ammonito, se non vado errato, un giocatore di quelli che sono arrivati tra il mercoledì e il giovedì a Grosseto. Entra Micoli, quindi entra un altro attaccante della Juniores con un uomo in più,
prova in questi ultimi 10 minuti, mancano 10 minuti al 90esimo, quindi 10 minuti a termine dei tempi regolamentari, poi vediamo, ci sarà sicuramente un po' di recupero dopo l'espulsione di Esposito, i due gol realizzati da Papi, ci sarà qualche minuto di recupero. Se Grosseto riuscirà a questo punto a raggiungere il gol del 2-2 con un uomo in meno, gioca lo Sporting Recco. Dunque, ribadisco i complimenti per quanto fatto, per quelle che sono le nostre notizie, alla formazione allenata da Alessio Bifini, che ha comunque disputato un bel primo tempo dove ha sofferto il giusto. Purtroppo nella ripresa sono saliti in cattedra i padroni di casa. Non vorrei che ci fosse anche un problema proprio di condizione atletica. Gioco forza, diciamo, i giocatori che sono giunti a Grosseto sono svincolati, i giocatori che hanno giocato comunque poco o probabilmente anche a termine di infortuni che li hanno tenuti lontani dai campi, possiamo dire, insomma, l'infortunio non temo di essere smentito, per esempio, di Serpieri, che è un giocatore che ha avuto queste problematiche, o gli altri giocatori come Novara che non giocava, ecco, tira un ballo il portiere che magari è il punto dove meno dolente, magari Novara non giocava a Poggi Bonzi, quindi era come lui, penso altri giocatori che abbiano avuto pochi minuti nelle gambe, oltre ai juniores per i quali è già un impegno probante, insomma, è quello di scendere in campo per 90 minuti in una partita senior, come si suol dire. Quindi Sporting Recco 2, Grosseto 1. Grosseto 10 minuti dalla fine, che deve adesso rimontare, ha esaurito le sostituzioni, è entrato Micoli, quindi altro attaccante a dar mar forte all'Offredo, è uscito Biondo. Questo è il risultato fra Recco e Grosseto. Ricordiamo invece partita veramente ricca di gol a Gavorrano, sono 6 gol, abbiamo sentito in diretta, per chi non l'ha sentito riepilogo io, il 3-3 di Gavorrano. Boccardi nel video di ripresa aveva fatto 2-2 correggendo il tiro di Moscati, poi la grandissima girata di Anselmo, anche se troppo libero, il numero 11 del finale, ha realizzato un grandissimo gol non dando scampo a Salvalaggio al 67esimo minuto dell'incontro. Poco dopo, calcio di rigore per atterramento di Moscati, Lombardi dal dischetto ha fatto 3-3. Partita sicuramente molto bella, non, diciamo così, stanno ingannando il freddo lì al Marzellesi Matteni, dove ci sono i nostri inviati. Quindi ricordiamo, gol di Vettori, gol di Roda per il 2-0 del finale di rigore nel primo tempo, di mezza le distanze Rubichini, e poi gol nella ripresa, come ho detto, una rapida successione prima di Boccardi, poi di Anselmo e poi il rigore di Lombardi per il 3-3. Il resto delle partite, vediamo, Fezzanese e Ponzacco sono ferme sullo 0-0, Ghivizzano e Ligorna 1-1, Real Forte Querceta, Giolli e Montemurlo 0-0. È iniziata alle 15 la partita fra Sanremo e Lavagnese, il risultato ancora di 0-0, dovrebbe essere terminata più o meno in questi istanti il primo tempo della formazione con la sanremese che ospita la Lavagnese. A Savona è sempre in vantaggio la Massese per 1-0, gol di Biasci, l'altro incontro di cartello con la Massese che quest'oggi potrebbe anche raggiungere il Gavorrano, è attardata di 3 punti agli stessi punti del Savona. Ricordiamo la classifica rapidamente, col Gavorrano in testa 33 punti, seguono Savona e Massese con 30 e il finale, che gioca appunto oggi a Gavorrano, ne ha 28. Una situazione col Gavorrano capofila con 3 punti di vantaggio, che questo pomeriggio però sta soffrendo moltissimo in uno scontro al vertice che per il momento viaggia sul risultato di 3-3. Sestri Levante in vantaggio invece per 1-0 sull'Argentina, abbiamo detto dello Sporting Recco che è passato in vantaggio per 2-1 sul Grosseto, e Montecatini che sta battendo il Viareggio per 1-0. Continua ad attaccare quantomeno in ripartenza lo Sporting Recco, c'è la conclusione all'84esimo minuto di Dagnoni, che però non impensierisce Novara, ancora stentano ad arrivare occasioni da gol per il Grosseto che ha
un uomo in più da sfruttare. L'espulsione di Esposito non ha cambiato però l'andamento della gara. Dopo il pareggio di Papi è arrivato il raddoppio al 77esimo minuto di gioco, e quindi Grosseto che sta perdendo per 2-1, mancano 5 minuti alla fine dell'incontro, 2-1 il risultato fra Sporting Greco e Grosseto. Non ci sono altri aggiornamenti per quanto riguarda la Serie D, non ci sono altri aggiornamenti per quanto riguarda anche la partita dei termali, quindi del Roselle in per quanto riguarda l'eccellenza girone A. L'Arcianese e Roselle sono ferme sullo 0-0, in attesa di aggiornamenti per quanto riguarda i termali, che sono i primi in graduatoria, fanno la corsa sul Seravezza che è staccato di 4 punti questo pomeriggio. Seravezza in difficoltà, che perdeva precedentemente col Gambassi per 3-2. È arrivato anche il terzo gol però del Recco, che mette fine praticamente un po' ai sogni di rimonta del Grosseto. È arrivato il gol di Righetti per lo Sporting Recco, 86esimo minuto di gioco, tris dello Sporting Recco, quindi 3 gol tutti nella ripresa, gol di Righetti, Sporting Recco 3 Grosseto 1. Purtroppo cede nel finale il Grosseto. Io mi do una spiegazione, provo a convincervi anche della mia spiegazione, ma è quella che ho detto precedentemente, che riguarda soprattutto la condizione atletica sia degli juniores, che non sono abituati a giocare 90 minuti a queste intensità in un campionato comunque dove i grandi la fanno da padrone, quindi i giocatori senior molto più impegnativi rispetto a un campionato juniores, e la condizione sicuramente dei giocatori che sono giunti giovedì non può essere quella di delle altre squadre, dove 90 minuti nelle gambe contano soprattutto in questi finali di partita. Quindi Grosseto, nonostante l'uomo in più, sta perdendo per 3-1 adesso, quando mancano 3 minuti alla fine del tempo regolamentare. Continua ad attaccare il Recco, una nuova conclusione di Righetti ancora fuori misura, di Recco che in questo finale di partita non sta trovando molta opposizione. Un po' magari era prevedibile, un po' si temeva il finale. Sono abbastanza convinto che ci sia tanto di problematiche legate alla condizione atletica in questo finale di partita. Grosseto che dopo un ottimo primo tempo, concluso in vantaggio per 1-0 grazie al gol di D'Adamo, poi è stato sopraffatto nella ripresa, quindi la doppietta di Papi e il gol di Righetti che è arrivato all'86esimo minuto. Adesso mancano un paio di giri di lancette prima dell'inizio del recupero. Ci sarà qualche minuto di recupero, ma non credo poi nemmeno più di tanto, visto che a questo punto la formazione di casa conquisterà i 3 punti in palio. Quindi ricordiamo la successione delle marcature, il gol di D'Adamo dopo 6 minuti di gioco, il tris del Recco tutto nella ripresa dopo 10 minuti di gioco, il primo gol di Papi di testa, poi il raddoppio sempre di Papi dopo che il Recco era rimasto in 10 uomini per la doppia ammonizione rimediata da Esposito, e poi all'86esimo il gol di Righetti, quindi per il 3-1. A questo punto, visto che manca veramente poco alla conclusione dell'incontro della partita sia di Recco che di Gavorrano, direi di collegarci con Gavorrano e seguire gli ultimissimi minuti della capolista, che sta pareggiando per 3-3, mentre nello Sporting Recco entra Signorini ed esce Righetti, quindi autore del gol del 3-1. Rapidamente anche un quadro sulla promozione: l'Arbina sempre in vantaggio per 1-0 sul Rosignano, il Donoratico in vantaggio per 1-0 sul San Donato, il Fonteblanda ha portato a 3 le reti sul Cascina, Fonteblanda 3 Cascina 0. E ora vediamo di riuscire a raccontare il finale di
partita da Gavorrano, dovremmo essere nel finale di gara sul 3-3 il risultato a Gavorrano, quindi mettiamo momentaneamente da parte il risultato di Recco, ci colleghiamo nuovamente con Luca Ginanneschi, siamo quindi pronti a seguire il finale di partita. Luca, vai pure. Allora, guarda, in questo momento è stato espulso per doppia ammonizione il giocatore del finale, dovrebbe essere il numero, ora aspettiamo un attimo, il sistema è già in panchina, non sono riuscito a vedere, dovrebbe essere il numero 10. Vediamo un attimo, si sta scorrendo sotto di me, il numero 10 è Roda, sì, in questo momento è doppia ammonizione per un fallo su Lombardi, un'ennesima incursione sulla fascia sotto la tribuna qui del Matteini Mazzervisi, l'arbitro non ha potuto far altro che appunto dargli il secondo giallo ed espellerlo con il cartellino rosso. Finale di partita tutto sommato molto effervescente, sempre gli sprazzi di gioco, una partita vivace, in questo momento confermo il risultato è sempre sul 3-3, c'è una punizione, in questo momento c'è Conti sulla palla sotto, frente all'altezza della panchina degli ospiti qui sotto la tribuna, si sta aspettando che il giocatore stia uscendo completamente dal campo con le formazioni schierate al limite dell'area di rigore, tutto in attesa che Conti possa battere, fischia l'arbitro in questo momento per una palla nel mezzo e libera la difesa avversaria, ma arriva Marianeschi, niente, ribattuta chiedono un fallo di mano in area di rigore, il giocatore del Gavorrano, l'arbitro fa cenno di proseguire perché in effetti è ribattuta sul corpo e poi è andata a finire sulle mani, quindi sicuramente un gesto considerato involontario, in questo momento un ribaltamento di fronte, veramente una partita molto, molto aperta, gagliarda, molto piacevole anche da vedere, e lo dimostra comunque anche il risultato, veramente molto, molto rotondo. In questo momento è il finale che prova ad andare sul fondo con l'11 che mette una palla nel mezzo all'area di rigore, ma non c'è nessuno ad accoglierla, quindi Lurichini può rilanciare una palla per Brega che si è praticamente già collocato al limite dell'area di rigore, cerca di saltare l'uomo, va al tiro, eccoci che arriva Moscati che non riesce a girarsi, spalle alla porta, mette in palla indietro per Lombardi che deve rigiocare fuori dall'area per Conti. Conti che manovra sull'esterno sempre per Lombardi che cerca di andare a saltare l'uomo, ci riesce, mette una palla nel mezzo e rinviata da Conti. È una partita veramente molto vivace, come potete sicuramente avvertire da questa descrizione dell'azione, molto, molto combattuta, molto articolata, è una bella partita. Luca, senti, ti volevo chiedere se è stato esposto il recupero, quanto era anche il recupero? No, in questo momento ancora non è stato dato il corso, cerca, è stato atterrato ora Moscati in aria, ma non c'è nulla, veramente un tocco leggero, l'arbitro facendo proseguire. No, ancora non è stato dato il recupero, se non mi sbaglio. Comunque siamo veramente ormai in dirittura di arrivo, quindi si tratta soltanto di aspettare, molto probabilmente potrebbero essere un paio, visto che ci sono stati un paio di sostituzioni per parte, è uscito soltanto Boccardi, è entrato Zaccaria, come si diceva prima, appunto l'unico che ha già avuto delle esperienze, delle partite giocate con la prima squadra, che si sta aspettando 3 minuti di recupero segnalato in questo momento. Perfetto, Moscati che al limite dell'area non riesce però a girare, quindi fallo laterale, niente da fare, ci sentiamo al termine della gara. Ok, allora fra pochi minuti mi collegherò per il finale, grazie ancora a Luca Ginanneschi. Quindi il risultato resta di 3-3, quindi fra pochino ci ricollegheremo, non è cambiato il parziale a Santa Margherita Ligure, quindi Sporting Recco 3 Grosseto 1, i gol realizzati nella ripresa
attenzione, c'è subito però un nuovo aggiornamento da Gavorano, mi chiama Luca Ginanneschi, quindi Fabio, nemmeno il tempo di abbassare, Rudy Kini raccoglie una palla che il portiere non era riuscito a bloccare, ha fatto partire da fuori aria un tiro molto, molto tranquillo, ma che si colloca in fondo alla porta, un errore difensivo, veramente una sbavatura per questa occasione, e sul finire, quindi tempo di recupero, il Gavorrano sigla il suo quarto gol con Rubichini, che è veramente oggi una prestazione incredibile, è un partita che forma come avevamo pronosticato. Sì, Rubichini ha sorpreso il portiere, ha sorpreso anche Luca Ginanneschi, sì, perché eravamo, diciamo, in una fase in cui sembrava la partita, l'azione scivolasse su nulla, e invece eccoci, lavorano 4, finale 3. Allora, aspetta un attimo un collegamento con me, a questo punto ti sfrutto, quindi io do un attimo il finale dal Recco. Dunque, la partita è finita al Recco con il risultato di 3-1 per lo Sporting Recco, mentre lì a Gavorrano, quindi eravamo entrati nel primo o secondo minuto di recupero, se non sbaglio. Sì, è rosso anche per un altro giocatore del finale, un finale veramente incandescente, molta volta la tensione si sente, le squadre hanno speso tantissimo, un fallo su Zaccaria del numero, in questo momento ci sono dei batti vecchi con il giocatore sta uscendo, abbastanza shock perché ormai la partita è finita, il numero 8 del Saba, per il finale, che termina con un fallaccio su Zaccaria, un grosso diretto tra l'altro, quindi finale il 9 dopo questa seconda espulsione, partita che ormai è ferma già da una trentina di secondi, appunto, che ha bloccato un po' lo svolgimento del gol, infatti che fa un po' di fatica a smorzare gli animi, ovviamente il finale non ci sta, perché avrebbe gradito sicuramente molto di più un punto, vista la partita che si è sviluppata, il calcio veramente incredibile, riesce sempre a sorprenderci, però loro ovviamente rimangono, cioè erano distaccati 5 punti, vanno dopo, quindi è evidente che per il finale diventa più complicato pensare ad ambire, diciamo così, al vertice, almeno in questa fase del campionato. Ottimo il Gavorrano, ha saputo recuperare un doppio svantaggio iniziale dopo pochi minuti, dopo una ventina di minuti, quindi veramente una grande prova di carattere quella dei ragazzi di Panuccelli, il Valerio di Panuccelli, che ha sempre caricato la sua squadra. La squadra accorta, vorrei ricordare un solo cambio, un tardi per Zaccaria, e in questo momento l'arbitro fischia la fine, quindi il Gavorrano scappa veramente in vetta con questo risultato sorprendente, ha acquistato nei minuti di recupero, quindi sì, un Gavorrano che vince 4-3 e chiude questa partita veramente vibrante sul piano del gioco, quindi che ha rincorso a lungo il Gavorrano, nonostante abbiamo detto anche delle difficoltà proprio di formazione con la panchina tutta junior o under, come si suol dire, è riuscito comunque a tenere in testa una formazione che a segnare 3 gol a Gavorrano non c'era riuscito nessuno. No, ma è indubbiamente una partita difficile, una squadra, quell'avversaria veramente bella da vedere, esprime un buon gioco, si è persa forse nel finale, però veramente tante le energie spese, quindi effettivamente la partita ci poteva stare che una delle due squadre, cioè risultato del pareggio quasi, insomma, non ci avrei scommesso tanto, perché hanno provato tutte e due le squadre a sovravanzarsi, è riuscito il Gavorrano, una prestazione veramente maiuscola, e la testa quello che fa la differenza in questo momento del Gavorrano, sono quindi 3 punti pesantissimi con Gavorrano che stacca un'altra delle possibili rivali, quindi il finale resta qua. Riduce la contesa a poche squadre, quella che è la lotta per il vertice. Ora vedremo il finale da Savona, dove stava vincendo la Massese, racconteremo qualche cosa negli ultimissimi finali di gara. Io ringrazio Yuri Gal
Pagani che poi farà la post produzione sul nostro sito, troverete tutto su Grosseto Sport. Ringrazio soprattutto oggi pomeriggio Luca Cinanneschi che è stato qui con noi, ci ha raccontato per lungo e per largo quello che ha fatto la capolista. Io ti ringrazio Luca, poi noi ci ritroveremo le prossime settimane. Sì, esatto, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, tra l'altro approfitto perché non ci sentiremo tutte le partite di questo campionato, quindi auguri a tutti i nostri ascoltatori. Quindi ci ritroveremo nel 2017 oramai, visto che questa era l'ultima partita del 2016. Io quindi colgo l'occasione, saluto Luca Cinanneschi, ci risentiamo a presto, ciao Luca e auguri anche ciao, a te. Ciao. Allora sentivamo sotto sui festeggiamenti del Gavorrano che è riuscito con il colpo di Rubechini nel finale di partita a sbloccare uno degli incontri al vertice, e si può dire tranquillamente che è andata buona per la formazione di Bonuccelli, per quanto facciamo il tifo per tutte le formazioni maremane. Questo pomeriggio Gavorrano è andato veramente in difficoltà, è sotto per 2-0 dopo mezz'ora di gioco, è riuscito a rimediare rapidamente. Il tabellino lo possiamo leggere insieme, il vantaggio di Vittori, il gol di Roda che poi è stato espulso negli ultimissimi minuti di partita, poi Rubechini che ha risolto la situazione difficile dimezzando lo svantaggio 2-1, il 2-2 è arrivato con Boccardi che ha corretto sotto porta un tiro di Moscati, nonostante questo il finale Liguri si è portato nuovamente in vantaggio con Anselmo con una strepitosa girata del numero 11. C'è stato bisogno però dell'immediata reazione della formazione Bonuccelli, arrivata con Moscati che ha guadagnato un calcio di rigore, quindi seppur senza segnare Moscati determinante anche in questa domenica per il Gavorrano. Dal dischetto ha fatto 3-3 Lombardi e poi nel primo minuto di recupero Rubechini che ha sorpreso il portiere Gallo, quindi Gavorrano batte finale Ligure 4-3, è la partita con più gol in assoluto della giornata, non aveva mai segnato 4 gol Gavorrano nel corso di questo campionato, né ne aveva mai subiti 3. Gavorrano batte finale Ligure 4-3. Ho lasciato un attimo in disparte purtroppo la partita di Santa Margherita Ligure, purtroppo perché era praticamente conclusa, in finale non è successo più nulla, dopo un po' di minuti di recupero, 5 minuti di recupero, è arrivato anche il fischio di chiusura con lo Sporting Recco che ha battuto il Grosseto per 3-1. Cosa dire del Grosseto che si è presentato in campo con una formazione con 4-5 giocatori nuovi, non tutti juniores, quindi quantomeno una formazione diciamo accettabile da un punto di vista della Serie D. Ha fatto un bel primo tempo, è andato in vantaggio al sesto minuto con D'Adamo, purtroppo ha perso per 3-1 pagando dazio nella ripresa, 3 gol che sono giunti dello Sporting Recco tutti nella ripresa, il pareggio di testa al decimo minuto della ripresa appunto di Papi, poi lo stesso Papi ha segnato al 77esimo minuto il gol del sorpasso nonostante la squadra di casa fosse ridotta in 10 per l'espulsione di Esposito. Poi è sicuramente mancata la benzina alla formazione allenata da Alessio Bifini, Bifini che ha effettuato tutti i cambi, mentre nel Recco c'è stato soltanto una sostituzione che è arrivata dopo il gol del 3-1 realizzato da Righetti, quindi lo Sporting Recco che quindi batte il Grosseto. E per quanto riguarda la classifica si complica ancora un po' di più per la formazione biancorossa, lo Sporting Recco sale a 13 punti, quindi si porta un solo punto di distacco dal Grosseto che a lungo però ha fatto una bellissima figura, devo dirlo, perché al di là di quello che sono le difficoltà e le critiche che possiamo muovere, società, tutto quello che sta fuori al terreno di gioco, i ragazzi biancorossi con gli ultimi arrivati comunque se la sono giocata con il Recco fino agli ultimi minuti di partita, non hanno saputo però sfruttare la superiorità numerica, quindi Recco che nonostante si sia dovuto diciamo così accingere a giocare gli ultimi 20 minuti con un uomo in meno, ha trovato per 2 volte la via della rete e quindi ha vinto per 3-1, quindi Grosseto che resta fermo a quota 14 punti. Rapidamente quindi a questo punto andiamo a fare anche il conto
il conto dei punti in classifica, col Gavorano che vincendo la propria partita per 4-3, quindi si porta a quota 36, aumenta il distacco sul finale ligure che era quarto in classifica questa, prima di quest'ultimo turno del 2016, quindi Gavorano che sarà a quota 36, finale ligure resta fermo a quota 28 punti. Invece Grosseto che vede avvicinarsi l'ultima della graduatoria, il Recco, ad un solo punto di distacco. Però prima di leggere la classifica provvisoria andiamo a dare i finali, direi di andare a leggere i finali, quasi tutti i finali, ovviamente non tutti sono finali. Per esempio la partita di Sanremo è ferma sull'1-1, Sanremo e Lavagnese sono fermi sull'1-1, la partita è iniziata con mezz'ora di ritardo, è iniziata alle ore 15, quindi Fezzanese e Ponzacco sono ferme sullo 0-0. Vediamo se è finale il risultato. No, non è finale. Finale il risultato invece di Gavorrano, finale ligure 4-3. Ecco, Gavorrano che risolve con Rubichini nel minuto di recupero. Ghivizzano e Ligorna pareggiano per 1-1. Real Forte Querceta e Jolly Montemurlo 0-0. Abbiamo già detto della vittoria dello Sporting Recco che ha rimontato nel finale di partita sul Grosseto 3-1, e la vittoria del Montecatini sul Viareggio per 1-0. Non sono finali ancora la partita ovviamente di Sanremo, partita di Savona dove credo che comunque la Mastese sia riuscita a vincere per 1-0, il gol di Biasci, e il Sesti Levante che sta battendo l'Argentina per 1-0. Non sono definitivi, mancano sì e no, forse solo la comunicazione da parte dei cronisti del fischio di chiusura per una situazione comunque che vede il Grosseto sempre un pochino più inguaiato. Per esempio il Sesti Levante questo pomeriggio battendo l'Argentina va a quota 16, scavalca il Grosseto, il Ghivizzano con Ligorna pareggia, quindi resta ultimo a 12 punti, Sporting Recco 13, insomma la zona retrocessione si avvicina per il Grosseto che resta comunque in zona playout. Per quanto riguarda invece la vetta della classifica, in attesa di conoscere il risultato tra Sanremese e Lavagnese che sono entrambe ferme a 27 punti, quindi piuttosto lontane, solo in caso di vittoria di una delle due formazioni si potrebbe parlare, insomma, diciamo così, di riavvicinamento nelle zone alte. La Massese che sta vincendo a Savona staccherebbe tutte le avversarie, si porterebbe a 3 punti dal Gavorrano, quindi la seconda forza del torneo. Non abbiamo ancora il finale da parte della partita di Savona, ma penso che a questo punto sia da considerare definitiva. Invece è definitivo il risultato di 0-0 fra l'Arcianese e Roselle. Roselle viene bloccato per 0-0 dalla l'Arcianese, fa peggio però il Seravezza perché compie veramente un autentico harakiri fra le mura amiche dopo aver perso lo stadio dei Termali domenica scorsa. Il Seravezza perde dal Gambassi per 5-4, il gol del 5-4 del Gambassi arriva al 93esimo minuto di gioco, quindi il Seravezza non solo non approfitta del pareggio esterno del Roselle ma perde, scivola clamorosamente in casa propria subendo 5 gol dal Gambassi. Quindi Roselle che allunga ancora di più vetta la classifica, si porta a 5 punti di vantaggio sul Seravezza, la squadra a detta di tutti più attrezzata per la vittoria del torneo. Ovviamente noi ci aggiungiamo oltre al Roselle che sta facendo veramente faville in questo girone A di eccellenza. Rapidamente per ricordare i risultati di promozione, non abbiamo i finali di promozione. Per quanto riguarda comunque rapidamente i risultati, dicevo Albini a Rosignano 1-0, Donorati a San Donato 1-0, Fonteblanda a Cascina 3-0, avevamo il parziale di Manciano e Fuscicchio fermi sull'1-1, tutti i tabellini e comunque i commenti e i risultati completi li troverete fra qualche
istante su grossetosport.com. A me non resta che salutarvi. Nell'ultima partita del 2016, quindi, il Gavorrano batte nei minuti di recupero il finale ligure e conclude al vertice il 2016 con un buon margine di vantaggio sulle avversarie. Quindi Gavorrano 36 punti, prima in classifica, chiude così il 2016. Grosseto termina con una sconfitta, nonostante i rinforzi all'ultimo salto siano arrivati. Poi alla fine Bifini non ha dovuto giocare con la Juniores. La formazione biancorossa si è arresa per 3-1 al Fanalino di Coda Recco, prestazione tutto sommato da ammirare dei biancorossi, che per più di un tempo hanno fatto bene. Sono calati dopo l'ora di gioco e hanno incassato 3 gol nella ripresa dal Recco, quindi 3-1 per il Recco. E tutto quindi per quanto riguarda il 2016 dal campionato di Serie D, per quanto riguarda le formazioni maremmane. Io un saluto da Fabio Lubrani, io rivolgo ovviamente gli auguri per serene feste, e noi continueremo comunque a aggiornare e a farvi trovare tutte le informazioni sul periodo anche della sosta sul nostro portale grossetosport.com. fra poco tutti gli aggiornamenti le troverete appunto sul nostro portale internet. Non mi resta che rinnovare gli auguri di buone feste e darvi l'appuntamento alle prime gare dopo la Befana del 2017, sempre qui sulle frequenze di grossetosport.com.